quanto mi sei mancata, vita. Pensavo di non incontrarti più, invece ti trovo più bella e affascinante di prima. Scusi, posso sedermi accanto a lei? Vedo che non c'ho peggior sordo di chi non vuol sentire. Ma sono contento che mi ha lasciato un piccolo posto vicino alla sua anima. Chi sono io? Beh, un umile spettatore, come voi. Un po' invisibile, ma sono pronto con loro a raccontarvi uno splendido sogno. Questa è una fantastica storia, fatta di donne, madri, lotta e vita. Da 2 anni, con la forza della loro anima, hanno imparato a muovere nuovi passi nel teatro della loro vita. Per loro, il giorno è uno spettacolo che abbraccia la sera nella più intima danza. E anche se il mondo in cui si muovono è per certi versi fittizio, duro e anche un po' simulato, beh, questa sera non troverete nulla in The Power of Pink che non sia veritiero. Ma in questa scena particolare vorrei presentarvele. Lei è Margherita. Filo dopo filo, insieme alle altre donne, ha contribuito a scaldare il mondo con una lunga sciarpa da record. E loro sono le protagoniste della camminata rosa. Ogni estate camminano chilometri e chilometri, stessa maglietta, colore e sudore, inseguendo il loro grande dottore. E loro, con questo palloncino, fanno volare il loro cuore verso il cielo. E come incanto dipingono l'azzurro di rosa. Eh sì, l'azzurro di rosa. Ma non tutti ancora conoscono la bellezza di questo sogno. Scusi? Allora, su questa panchina non si può restare da soli. La vita è un dono e va vissuto con gli altri e per gli altri. Lo so, è un mistero che nessuno di noi può conoscere, ma anche una verità in cui credere. Perciò credo che sia arrivato il momento di alzarti, aprire il cuore e fare come loro. Vai da loro, abbracciali e comincia a camminare con la vita. E non preoccuparti, perché al resto ci pensiamo noi, se ci credi. Il passato un giorno sarà il nostro miglior futuro o viceversa, quindi fidiamoci del presente. D'altronde, la vita è come una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. Mai. Eh beh, mio padre diceva sempre che i miracoli vanno cercati nella più intima preghiera. E forse proprio in quel momento in cui la valigia comincia a pesare sulle nostre spalle, essa si sta aprendo a un sogno. Quindi, come questa sera, ogni giorno è un giorno in più per amare, per sognare e per vivere. E come loro, questa sera, per cominciare a camminare con la vita. Signori, iniziamo insieme questo viaggio ad occhi aperti. The Power of Pink.
Love Them. Questo è il nostro nuovo cinema paradiso. Questa sera siamo in un luogo un po' particolare, un anfiteatro. Io vorrei, anche se sono un'anima come voi, far fare un grande applauso a questa struttura particolare, perché se noi possiamo calcare il palcoscenico è perché dietro c'è una grande cornice. Ed è una grande cornice anche quella che presenteremo in questo momento, in questo video. La vita è fatta di un grande schermo dove tutti voi siete protagonisti, ma coloro che sono protagonisti sono soprattutto le donne in rosa. In quello che vedremo in questo momento è un bel video che sintetizza la storia meravigliosa di queste donne. Quindi occhi aperti, cuore aperto, inizia il primo break film della camminata rosa. Grazie. Al diavolo non si vende, si regala. L'anima che si pente, metà e metà, con l'animo sole, con la rabbia nel cuore, con l'odio, l'amore, in quattro parole. Io sono ancora qua, eh già, io sono ancora qua.
La vita, come vedete, è una storia che continua, a piccoli grandi passi. Noi questa sera stiamo per presentare in questa parte di sipario iniziale quella che sarà l'anteprima della sesta camminata rosa, ma tutto in origine nasce dalla donna e quello che vedremo in scena in questo momento è la rappresentazione vera e propria dell'anima della donna, la vera e propria femmina. Si dolce come un zucchero, cantava una canzone e tanto tempo fa. Femmina, sempre pronta a combattere, io di te braccia tua. Venga a roparà, stella come te l'anima, avanto mamma femmina, che stucchio tuoi cadisano, pure senza parlare. Ma la prima si scena, la tiene dentro cuore, tu porta sempre pietà, non duro, ma non poca con me, non più nella mazia, tu fa ancora più bella, tu si ora acceso, profumatore ma tornate prima, tu sei mille colore, pittato con panera, anche a creare. Visto che tu hai che specchio ma ancora che sai da una bocca che ne basa un cuore che ne ammora scompare ogni dolore quando sto in braccio a te. Tiene dentro cuore, tu porta sempre pietà, non duro, una ruga che accumula, figlia mille mozie, ti fa ancora più bella, tu sei un raggio profumatore, ma più una primavera, tu sei mille. Ecco, in questo viaggio siamo entrati nel cuore di una donna. All'inizio, nella storia di questa terra, era un uomo e Dio pensò di fare una donna. Poi, come nel viceversa della vita, questa è la storia della camminata rosa, è una storia di conquista, di lotta, di cuore. Ma la femmina che abbiamo visto in scena è Amdos. Ma la lotta non riguarda soltanto le donne, ma anche l'uomo. Quindi in questo momento vedremo in scena l'uomo in rosa, Amos.
sentivo dentro di me un'inesorabile condizione di squilibrio che pesava dentro con tale forza da non poterne contenere l'emozione. Seppur forte e improvvisa era stata conoscere la mia situazione, mi sorgeva dentro un sottile desiderio di dover credere che tutto ciò non fosse vero. E tornando a casa tra me e me, tra sguardi verso il vuoto, aspettavo quel semaforo rosso con inspiegabile impazienza, desiderando che comparisse quel verde che mi avesse fatto ripartire. Non fu difficile per me, avevo già fatto fronte a tutto e avevo già assimilato le possibili conseguenze di ciò che mi aspettava. Ma il solo pensiero di dover dare questo enorme triste dispiacere alla mia famiglia, alle persone che più amavo, ai miei adorati figli, mi distruggeva. Perciò mi trattenni a dirlo. Non fu difficile per me. Durante quella notte, non saprei dire se ero sveglio o stavo sognando, sentì una voce lontana che diceva: tu non sei solo, io sono con te. In un istante fui accecato da una forte luce e improvvisamente mi apparve davanti un uomo. Il suo volto era fulgente, i suoi occhi erano lucenti e i suoi iridi splendevano come le sacre stelle del firmamento. Le sue vesti erano candide, di un bianco dorato, ricoperte da un lungo mantello di lana purpureo. Scorse lentamente le sue mani ed io sentii come bruciarmi il petto. Le tese verso di me e come se volesse prendermi in braccio, fui avvolto subito in un etereo senso di pace. Mi avvicinai lentamente verso di lui, il mio cuore batteva forte e quando vidi bene quelle sue mani, fui preso da un forte spavento. Feci un balzo dal letto e con un urlo strozzato di paura, di colpo, mi svegliai. Dopo essermi ripreso dalle forti palpitazioni, ancora con il corpo intorpidito, rimasi fermo a guardare fuori dalla finestra. Erano circa le 5 del mattino e per strada non vi era nessuno. Pensavo e ripensavo a quelle parole, a quell'uomo che mi era apparso, a quelle sue mani, e allo stesso tempo mi passavano davanti i momenti più belli e felici della mia vita. Improvvisamente sentii suonare il telefono, era il dottore che mi stava chiamando. Di primo tratto ebbi paura di rispondere, ma qualcosa mi spinse a premere quel bottone e sentii subito una voce allegra e serena che mi diceva: non preoccuparti, sono sicuro che ce la farai, c'è speranza. Rimasi immobile, poi aggiunse: ah, dimenticavo, fra una settimana ci sarà un evento importante. Come te ci saranno tante altre persone che indosseranno una maglietta rosa e cammineranno unite per tutta la città, regalando con la loro gioia di vivere tutto l'amore e la speranza che loro stesse hanno ricevuto. Vorrei tanto che ci fossi anche tu. In un lampo di stupore, misto di gioia ed illuminazione, tutto mi parve misteriosamente correlato a quel che in cuore avevo già creduto, quel che in cuore era già accaduto, ed ebbi subito conferma di quello che in cuore avevo provato. Pensai un attimo a quello che avevo vissuto quella notte ed ebbi la certezza che quel dottore avrebbe avuto sicuramente un ruolo importante nella mia vita. Non riuscivo a parlare e con un pianto sorretto di gioia e di fiducia gli dissi che ci sarei stato sicuramente e lo salutai con un grandissimo e forte grazie. Non stavo più nella pelle ed ebbi anche il coraggio di raccontare tutto alla mia famiglia, e anche se fu difficile per loro conoscere e comprenderne alcune cose, fui accolto
in uno stupendo e universale abbraccio. Non mi sentivo più solo e coloro che più amavo mi diedero ancor più speranza di quello che in cuore avevo già ricevuto. Il giorno della manifestazione fu una vera esplosione di emozioni. Eravamo in migliaia, tutti felici. Vi erano canti, cori, folklore, un'immensa voglia di vivere. Vi era anche un sensibile romantico conduttore che con le sue dolci e poetiche parole sollevava in alto la nostra anima, spingendola sempre di più in avanti. Eravamo tutti come vulnerabili di un amore intenso, disposti a raccontarci l'un l'altro, ma non c'eravamo solo noi, vi erano tante altre persone a guardarci, a vederci sorridere. Ognuno di noi camminava con una tale fierezza, mano nella mano, fianco a fianco, stringendo forte a sé la sua famiglia. Fu in quell'istante che capì ogni cosa. Noi tutti ci sentivamo come scelti per dare un messaggio di speranza ad ognuno che stesse lì a guardare, spingendolo a seguirci. Ancora oggi ringrazio quel dottore, quel conduttore, quel fiume rosa di straordinarie donne. E ogni volta che festeggiamo questo giorno speciale mi sento rinascere ancora una volta. Ogni notte, quando vado a dormire, prego e ringrazio soprattutto quell'uomo che mi apparve in sogno. Allora io non lo conoscevo, ma oggi so bene chi sia e so che lo conoscete tutti voi, ne sono sicuro. E capisco che lui stesso accettò, dovette soffrire per noi, come noi soffriamo. C'è un tale mistero tra sofferenza e amore. E capisco che in quella visione vi era racchiuso tutto quello che io dovevo sapere. Che non si può amare veramente se prima non si è sofferto. Per cui, permettetemi di dirlo, lasciatemi passare questa affermazione, ve ne prego. Cercate di capirmi che se non avessi vissuto tutto questo, che se non avessimo camminato uniti insieme, se non fosse mai esistito il Signore, nostro Dio, non avrei mai compreso che dentro di me, dentro tutti voi, non vi è un male, ma un grandissimo dono. Grazie. Io vorrei far fare un applauso a coloro che hanno aperto questo sipario, rappresentato in una scena teatrale quello che è l'universo delle donne e anche gli uomini. Roberta Tondelli, Gennaro Saveriano. Grazie. E prima di presentare i nostri ospiti e tutta la corale che è stata alle spalle, signori, permettetevi, come in un grande spettacolo, una grande serata, inizia con loro. The Power of Pink, sipario donne in rosa. Io sono ancora qua. Sipario donne in rosa. No, non andate via, non andate via.
Eccole qua, si sta formando una scritta, vedete questa scritta incredibile. Possiamo dalla regia inserire la musica per le donne in rosa? Vedete che cosa c'è scritto? The Power of Pink. Signori, facciamo un grande applauso a tutte queste meravigliose protagoniste. Questo è il sipario che anticipa la camminata rosa. E vorrei quindi di nuovo a fianco a me la corale, quindi Sabrina della corale, quindi Sabrina Caprarella, Pina Molinaro e Roberta Tondelli e Gennaro Saveriano. Venite qui a fianco a me, grazie. Tra poco devo presentare chi sarà la vera e propria regia, la regia di questo spettacolo. Questo spettacolo che è stato montato in 2 settimane e vedrà tantissimi protagonisti tra medici, artisti, varietà. Non voglio annunciarvi tutti perché la vita deve essere una sorpresa, però vorrei far fare un applauso a coloro che hanno creato in anteprima questo primo sipario. Roberta. Grazie, grazie a tutti, grazie. E io volevo ringraziare chi mi ha voluta qui questa sera. Io ho accettato subitissimo perché questa canzone l'ho portata un po' ovunque, anche al Festival di Napoli, ma essere qui e cantare per queste donne una canzone che parla di donne, che appunto dice la forza, no? Dice sempre pronte a combattere. Noi dobbiamo essere sempre questo, siamo sempre in lotta, ma spesso vinciamo. Quindi grazie ancora a tutti, grazie davvero. Ci voleva una femmina, perché la femmina è forte, e così come è forte anche l'uomo. In un monologo, perché questo viaggio che facciamo insieme, ricordatelo, come l'ha detto anche Love Temp, è un viaggio tra terra e paradiso, perché un unico grande colore. Nella camminata rosa noi siamo abituati a vedere sempre un fiume rosa incredibile e un cielo azzurro, e la comunicazione è sempre efficace, anche perché questa sera c'è un'altra regia grande che dopo presenteremo, ma sicuramente tutti sapete perché siete qui. Ma volevo lasciare un attimo la parola, così per un minuto di ringraziamento anche alla nostra Sabrina Caprarella. Grazie, grazie a tutti per l'invito, è un momento per sentirsi unite, unite insieme a tutte le donne che lottano, e quindi veramente è stato un piacere e continua ad essere un piacere stare qui fino a stasera, grazie. E alla mia sinistra il piano Pina Molinario. E poi il nostro attore, nonché fratello, Gennaro Saveriano, per L'Uomo in Rosa. Grazie. Ma in questo momento, quindi, regia, siamo pronti per accendere questo schermo, perché vorrei chiamare, rimanete con me ovviamente, perché serve questo palcoscenico, questo sipario incredibile. Facciamo un applauso anche a chi in questo momento è giù, ovviamente per spazio di palcoscenico. Vorrei chiamare chi ha permesso questa serata. Prima di tutti, prima di presentare gli ospiti, volevo il vero e proprio regista. Qui ci siamo trovati nel suo studio medico 2 settimane fa e aveva in mente di mettere uno spettacolo, perché lui veramente le segue ogni giorno, sia come medico e sia come vero e proprio protagonista, quindi conosce la loro anima. Quindi con una grande sigla vorrei far salire qui sul palco insieme a noi il dottor Carlo Iannace. Io sono ancora qua. Voglio vedere le mani dell'anfiteatro delle arti, tutti insieme. Alziamoci anche tutti, dai, alziamoci tutti, perché sta arrivando il nostro regista. Eccolo qua. Dottore, venga qua, dottore. Allora, il dottore ha detto, noi iniziamo con uno spettacolo all'anfiteatro delle arti, poi parleremo con, non so se l'anno prossimo ci sarà Pippo Daudo a Sanremo, non sappiamo, ma lo porteremo anche a Sanremo, avevo detto, quindi parte gli scherzi. Il dottore, ci siamo visti due settimane e mezza fa, il dottore dietro una scrivania velocemente tra gli interventi e altri, perché un dottore, come sapete, è sempre operativo, aveva in mente di creare uno spettacolo che fosse la sintesi per tutti quanti loro e tutti quanti coloro che devono conoscere questo grande fiume rosa che coinvolgerà anche quest'estate migliaia di persone da tutta la Campania, ma anche fuori Italia. Quindi, dottore, le diamo la possibilità di dare un benvenuto a questo universo in rosa. Innanzitutto, grazie. Allora, grazie a tutti. Io sono emozionato più di quanto non possiate credere, perché è stata un'esperienza, cioè, nuova per noi. Nuova perché avevamo fatto camminate, avevamo fatto spettacoli di diverso tipo, cioè congressi, altre cose.
ma uno spettacolo così convergeva le persone e sicuramente non era facile. E per cui poi farlo in 2 settimane, dovevamo farlo, è una scommessa, ci siamo riusciti magari con difficoltà, però devo ringraziare soprattutto te che sei stato gentilissimo, le signore e gli artisti che sono venuti senza battere ciglio, sono venuti qui, sono stati con noi e hanno provato in questi giorni, hanno fatto quello che magari, lasciando i loro impegni, perché questa estate, questo è il momento più difficile dell'anno in cui si lavora, e grazie veramente, grazie sempre. Ma noi siamo qui stasera, grazie, va bene così, regia, siamo questa sera anche ospiti di una meravigliosa città, quindi volevo far salire sul palco, ovviamente chi ci permette in maniera istituzionale di avere uno spettacolo come questo, quindi innanzitutto con l'ingresso della regia far salire la dottoressa Maria Morgante direttamente qui sul palco. Direttrice dell'azienda ospedaliere Moscati di Avellino e il sindaco di San Nicola Parolia, Giuseppe Moriello. Io gli ospiti li sto presentando un po' alla volta perché questa sera dobbiamo fare il Sanremo Rosa. Allora, dottoressa Morgante, innanzitutto grazie dell'ospitalità. Sindaco, venga qui alla mia destra. Grazie di essere qui questa sera, grazie di aver portato questo spettacolo insieme alla Breast Unit, al dottor Carlo Iannace, al comune di San Nicola Baronia, a tutto l'ospedale, l'azienda ospedaliera Moscati, perché c'è un progetto, l'azienda sanitaria ASA, perdonatemi perché sto curando dietro anche il dietro le quinte, perdonatemi, un piccolo errore di scena, fatemelo un fischio se volete. Grazie dottoressa. Allora, l'ASL sempre presente in tutte le camminate rosa, sempre presente nella prevenzione. Oggi è stato presentato anche un progetto importante che colgo l'occasione per farlo presentare a lei, che è il progetto Camper Salute. Quindi le lascio l'opportunità di avere questo microfono per dare il benvenuto alla sua cittadina, ma all'intera Irpinia e l'intera Campania, perché tra poco ci saranno altri ospiti che presenteremo della nostra regione, che è sempre presente insieme all'azienda ospedaliera Moscati e all'ASL per questi eventi importanti. Quindi pronto intervento. Grazie. Dottoressa Maria Morgante. Grazie. Buonasera a tutti. Sono un po' emozionata, ma nello stesso tempo sono molto soddisfatta, dottore Iannace, perché vedo che questa sera c'è stata una grande partecipazione, c'è interesse per questo evento, un evento bellissimo che io definisco la festa della prevenzione, la festa della salute, la festa della vita, perché in questo momento abbiamo con questo evento messo insieme la prevenzione, lo spettacolo, la vita. È un bellissimo momento, è un bellissimo momento perché sto vivendo come direttore generale dell'ASL un momento bellissimo perché sto spingendo in maniera forte su quella che è appunto la prevenzione. Lei ha anticipato prima, abbiamo attivato quello che è il tour del Camper della Salute, dove stiamo con abbiamo acquistato insomma quest'anno un camper che serve appunto per gli screening della mammella, abbiamo un altro camper per lo screening della cervice, stiamo girando il territorio, stiamo facendo tappa in diversi paesi, naturalmente sono 118 comuni, non era possibile farlo in tutti, però il nostro impegno è girarla a tappeto su tutto il territorio. Abbiamo avuto grande consenso, grande partecipazione, significa che la prevenzione sta andando bene, ci sta grande consenso, c'è grande crescita come cultura nella prevenzione. L'ASL, io dico sempre, a differenza di un ospedale, è più territoriale, più vicino ai cittadini, è più presente come assistenza proprio diretta ai cittadini. È quello che percepisce immediatamente il cittadino. L'ospedale è più per gli acuti, però dove vede la presenza della sanità nel territorio è l'ASL. L'ASL che è presente in diverse attività a livello territoriale, dalla prevenzione, approfitto per dire fare riferimento al piano di rientro. A breve credo e siamo verso l'uscita dal commissariamento.
la griglia Lea, siamo a 167 punti, abbiamo superato i 160 e la cosa bella è che in questi 167 punti ci siamo anche noi come azienda sanitaria locale, dove nella griglia Lea ci sono gli screening della cervice, della mammella e del colon retto. Quindi significa che l'azienda ha lavorato bene e sta portando avanti grandi risultati. Io sono una donna e forse mi sento ancora molto di più attiva in questa campagna dello screening, quindi stiamo mettendo fondi e professionalità. Abbiamo professionisti che stanno girando il nostro territorio, sono i tecnici, i radiologi, infermieri, ostetriche, ginecologi, insomma tutte stanno lavorando in maniera forte per far crescere questo obiettivo, insieme naturalmente alla collaborazione forte delle associazioni AMDOS e AMOS. Quindi io sponsorizzerei e continuerei a sponsorizzare il motto della Regione Campania, che l'abbiamo fatto noi, nostro, che mi voglio bene. Io sono una donna, mi voglio bene, spero che tutte le donne continuino a volersi bene. Grazie. Ebbene, perché una sintesi migliore di questa non ci potesse essere. Quindi davvero una cornice completa per un quadro assoluto. E assoluto è anche questo primato, questa sera di San Nicola Baronia, che vede uno spettacolo che unisce, uno spettacolo di vita, diciamo, perché non è solo uno spettacolo di arte, ma è vera e propria vita, salute, in San Nicola Baronia. Quindi, Sindaco Giuseppe Moriello, quale entusiasmo nell'avere questa sera questo universo rosa ospite in questa cittadina della Baronia che è davvero bella. Facciamo un applauso perché è davvero bella San Nicola Baronia. Io ringrazio veramente tutti di essere venuti e per noi è un onore. A nome mio personalmente, dell'amministrazione, di tutta la cittadinanza sannicolese, vi do il benvenuto e sono onorato veramente che della vostra presenza. Porto i saluti del Presidente De Luca, che non è venuto ma ci ha fatto avere i suoi saluti perché lui è molto sensibile a queste iniziative. Saluto il Presidente del Consiglio della Campania, Rosetta D'Amelio, le autorità civili e religiosi, e soprattutto saluto anche loro, che sono la parte principale di questo avvenimento. Ringrazio il direttore generale dell'ASL che oggi ci ha permesso di vivere questa giornata di prevenzione, quindi di cura delle donne del nostro territorio, naturalmente sotto la guida del dottore Iannace, dell'AMDOS e dell'AMOS. Volevo ringraziare perché avete scelto questo piccolo borgo, questo piccolo paese e questa splendida location per presentare la Sesta Camminata Rosa. Di questo vi ringrazio veramente di cuore. Io penso, nel mio piccolo, che questi eventi, queste manifestazioni non possono fare altro che mettere insieme le persone, quindi rendere la vita più vivibile, e forse soltanto se siamo insieme non faremo tutto, però riusciremo a fare buona parte di quello che sono le vere possibilità che noi abbiamo di vivere bene e soprattutto di vivere insieme, perché solo se viviamo insieme possiamo avere grandi risultati. Grazie Sindaco Giuseppe Moriello, San Nicola Baronia. È stata un po' una presentazione all'ultimo Amos Amdos, per dire uomo-donna, nel senso per svelare questa accoglienza bella di San Nicola Baronia familiare. Io vorrei far salire quindi sul palco, lei mi ha anticipato, Sindaco, anche la Presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosetta D'Amelio, e poi Tommaso Amabile, sempre per la Regione Campania. Io sono ancora qua. Ecco qua, potete venire vicino a me, ecco qua. La Presidente non c'è? Sta arrivando. Allora, Tommaso Amabile, la Regione Campania presente oggi qui, quindi quale respiro si sente questa sera, essendo questo un luogo che caratterizza le aree interne della Campania, perché le aree interne sono così importanti per la Campania intera, questa Campania che è fatta di
davvero di viaggio tra terra e mare, quindi le lascio a lei la parola. Innanzitutto buonasera. Una premessa, credo che le considerazioni di natura istituzionale, come giusto che sia, le lasciamo alla Presidente D'Amelio, che parlerà subito dopo di me. Io invece voglio limitare la mia presenza a poche considerazioni. Innanzitutto esprimere un apprezzamento vero, sentito, per questo posto splendido, dove si è pensato di tenere a battesimo questa sesta camminata rosa. Complimenti alla comunità di Castelbaronia, di San Nicola Baronia, al sindaco, a chi ha immaginato di recuperare questo spazio, perché veramente è un posto ideale dove si può comunicare, ci si può incontrare, si può anche crescere e esprimere considerazioni che possono soltanto determinare la crescita del livello culturale di una comunità. Poi voglio sottolineare come la mia presenza qui vuole avere soltanto il valore di una testimonianza. 4 anni fa ho incrociato una persona in consiglio regionale, si chiamava Carlo Iannace. Mi sembrava un politico un poco sui generis, un soggetto un poco fuori dalle righe. Ho scoperto invece che una persona, innanzitutto una persona che ha una carica di umanità enorme, smisurata. Ho scoperto poi che è un professionista che vive e che interpreta la sua professione come una vera ed autentica missione. E ho ritenuto, dopo essere stato precettato per partecipare ad alcune camminate rosa da Mercogliano ad Avellino, doveroso testimoniare qui questa sera un momento di amicizia vera, sincera e di grande solidarietà ad una persona che dedica la sua intera esistenza per il bene degli altri. Ecco, credo che Carlo Iannace deve essere per tanti di noi, per tutti quanti voi, un esempio da seguire, da imitare, e se persone così ce ne fossero di più all'interno delle nostre comunità, sicuramente avremmo un mondo ed una comunità migliore. Io mi fermo qui, credo è una testimonianza la mia di amicizia vera, di grande sincerità, di condivisione per un percorso ed un impegno che deve incrociare ovviamente la solidarietà vera, non formale, delle istituzioni a tutti i livelli, da quelli territoriali a quelli sovraccomunali, perché soltanto così, incrociando queste disponibilità, si riesce a fare quella che viene declamata come un momento importante per il diritto alla salute delle persone, il momento della prevenzione, e farlo così, attraverso momenti di festa, di condivisione e di solidarietà, è veramente qualcosa di bello che probabilmente o senza probabilmente riuscirà a dare i frutti migliori rispetto a declamazioni in sedi istituzionali che tante volte restano soltanto fine a se stesso. Ecco, io vi ringrazio per questa manifestazione di solidarietà che pervade la coscienza di ognuno di noi, e credo che quando finisce una manifestazione come questa, ognuno di noi torna a casa propria con una ricchezza interiore più forte rispetto a quando è venuto all'inizio della manifestazione. Grazie a tutti quanti voi. Complimenti, dottor Tommaso Amabile, complimenti. Presidente, può venire qui? Facciamo un applauso alla Presidente del Consiglio regionale, Rosetta D'Amelio, sempre presente. Ci siamo visti l'ultima volta a Lioni per la sciarpa rosa e lì si è cominciato a scaldare qualcosa, o meglio, si è arrivato a un Guinness da record, ma come si dice, un primato non si raggiunge mai, perché il giorno dopo c'è sempre un nuovo primato. Quest'anno ci prepariamo per la sesta camminata rosa. Che cosa vede questa sera in un'area interna, quindi nella nostra bella Irpinia? Quanti respiri, quante emozioni, come vuole dare il benvenuto a questa gente che ha atteso tanto questo evento e che oggi è protagonista insieme a noi e alla Regione Campania. Buonasera innanzitutto. Grazie, io riprendo la sciarpa rosa. La riprendo perché ormai è diventata parte documentale integrante della storia delle donne della Regione Campania, dal 68 ad oggi,
e nel Museo Nazionale a Napoli la sciarpa rosa ha un luogo di rappresentanza di tutto rispetto. Siamo come mostra permanente nel Museo Nazionale di Napoli. E quindi mi fa piacere partire da questo. E io sarò davvero breve perché è stato detto tutto e perché è giusto che continui lo spettacolo. Un ringraziamento intanto alle donne in rosa. Grazie davvero, siete straordinarie, perché la vostra testimonianza è una testimonianza di vittoria contro la malattia, di battaglie serie, concrete per una sanità che sia al servizio della gente e soprattutto voi avete uno straordinario protagonismo nel dare speranze a chi vive momenti di questa di difficoltà terribili, perché non c'è niente di più duro di dover affrontare una malattia e se si è insieme si combatte per vincere. Questo è il messaggio che voi date con le vostre camminate e date con le tante iniziative. Naturalmente se questo è possibile è perché insieme con voi c'è un medico straordinario, io non dico un consigliere regionale, Carlo è anche consigliere regionale che fa buone leggi, propone buone leggi, ma è soprattutto un medico che vive la professione come servizio ed è una cosa straordinaria. Io lo so bene quante persone vanno da Carlo a qualsiasi ora, in qualsiasi giorno, è la sua disponibilità dà un messaggio che si può credere in quella sanità che appunto è al servizio delle persone e della sofferenza. Quindi grazie anche a Carlo per quello che fa. E però mi piace ringraziare anche gli artisti che sono qui, lo spettacolo che date, perché si coniuga insieme anche la solidarietà di tante persone che mettono la loro arte e la loro cultura. Siamo qui in un paese bellissimo delle aree interne. San Nicola Baronia è un paese meraviglioso, noi abbiamo il futuro, ce lo giochiamo se non desertifichiamo le aree interne, ce lo giochiamo non solo per le aree interne, ce lo giochiamo anche per quelle sovraffollate della regione Campania, perché qui aria buona, servizi che devono comunque esserci, ma soprattutto enogastronomia di eccellenza, storia, si coniugano con il fatto che la gente ancora ha in sé i valori umani, i valori che vi hanno portato qui a stare in questo anfiteatro stasera. Quindi grazie al sindaco, ma ai tanti sindaci e amministratori che io ho visto presente a questa manifestazione, perché so quanto è difficile, ho fatto il sindaco di un comune, amministrare in piccoli comuni. Ci vuole un grande gesto di coraggio e di generosità. Un grazie, me lo permettete di dire, lui insomma è della provincia di Salerno, ma è presidente della commissione anche politiche sociali, cultura, ma soprattutto non c'è una buona sanità se non c'è un buon sociale. Io ci ho sempre creduto nel socio sanitario, perché la presa in carico della sanità è anche della famiglia e anche di chi vive le difficoltà e dei servizi che diamo. E Amabile è un presidente di commissione, anche lui ha fatto il sindaco, quindi viene dalla trincea del territorio che risponde ai tanti bisogni che ci chiede la Regione Campania con buone leggi. E termino perché insomma, la sanità, se ha potuto raggiungere il livello dei LEA che ha raggiunto, siamo fuori dal commissariamento. Speriamo che il governo dica bene. Cominciate a rifare tutte le assunzioni, lavorate ancora di più perché siete fuori, avete lavorato bene per il lavoro del Presidente della Giunta sicuramente, ma le linee che e gli indirizzi si applicano concretamente sui territori e la dottoressa Morgante, mi permettete di dire, è una delle migliori manager della sanità della Campania. E siccome stasera è vestita in rosa e in piena sintonia con gli screening, con le donne in rosa, insomma, perché noi vogliamo una sanità che sia al servizio dei bisogni delle persone. Quindi ho detto, ho parlato anche troppo rispetto ai tempi che mi ero data, grazie e continuiamo con lo spettacolo, con l'impegno della Regione a lavorare in direzione di risolvere soprattutto i bisogni delle persone che vivono situazioni difficili, complicate rispetto alla salute, ma che noi vogliamo che con gli screening vince la battaglia della prevenzione e quindi arrivare in tempo per sconfiggere le tante malattie. Ma questo arrivare in tempo significa anche fare in modo che ci sia
meno sofferenza. E quindi questo è l'impegno che noi assumiamo. E so il lavoro che Carlo fa, che voi fate e che la ASL fa per raggiungere anche qui livelli importanti che ci permettono in Regione Campania di non dire che siamo la Cenerentola. Grazie a tutti. Il sottoscorso l'abbiamo seguito davvero con cuore, perché ha parlato con cuore. Quindi facciamo un grande applauso. Come tutte le istituzioni, è bello quando non c'è una barriera tra il cuore e l'anima e l'istituzione, quindi si riesce tutto a riassumere in una maniera così bella e popolare, perché è bello. Lei ha fatto un accenno sul popolo e il popolo insieme a voi è sempre protagonista. Quindi facciamo un applauso a tutto questo palcoscenico e siamo subito pronti per lo spettacolo, perché in questo momento inizia il Varietà, quindi tantissimi ospiti, ma c'è un momento che è anticipato di targhe. Aspettiamo un attimo, deve consegnare una targa. Ecco qua, Pina Racioppi, vieni, non è una targa, ma è una foto che, al Presidente del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio, al Sindaco, alla Maria Borgante, poi c'è una targa, posso leggere che cosa c'è sopra? The Power Pink, insieme si vince. E poi ci abbiamo dei fiori. Allora l'avevo detto che eravamo a Sanremo stasera, perché Sanremo è Sanremo e questa sera la The Power Pink è un po' la sintesi di questo colore rosa. Signori, facciamo un applauso a tutti i nostri protagonisti di questo nostro primo sipario. Grazie a tutti, grazie, e rimanete con noi, spero che rimanete con noi per il gran finale, va bene? Grazie. Allora, abbiamo anticipato questa bellezza, questo sogno, e su questo palcoscenico in questo momento entreranno dei ragazzi che in maniera diversamente abile hanno la capacità di travolgere tutti quanti voi. In un film in cui recitavo con ragazzi diversamente abili, ho scoperto che tutti quanti siamo un po' abili e diversamente inabili. Questa sera loro renderanno protagonista il sogno. Diceva William Shakespeare che siamo fatti tutti della stessa sostanza dei sogni, la nostra breve esistenza è ruotante nel sogno. Volevo presentare dei ragazzi protagonisti che fanno parte di un'associazione, associazione Aprea, che durante l'anno partecipano a diverse attività culturali, ricreative, ma si sono uniti in una vera e propria Friends Band. Sono una band fatta di veri e propri amici e loro, nel loro nome, si chiamano proprio Sognatori. Loro ci insegneranno come la vita senza barriere ci possa proiettare verso la vera realtà di questo mondo, perché se noi abbandoniamo i sogni non siamo più capaci di vivere in qualsiasi età. Quindi, signori, vorrei fare un grande applauso a coloro che in questo momento ci insegnano a sognare. Signori e signori, sono pronti con noi i Sognatori. Eccoli qua. Venite qua, ragazzi. Aspetta, prima di andare agli strumenti vi voglio presentare un attimo. Aspetta, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Sono professionisti, ragazzi. Eccoli qua. Venite un attimo vicino a me. Facciamo un grande applauso. Eccoli qua. Allora, io vi presento un attimo, aspetta che saliamo, sale tutta la band. Eccoli qua. Ci mettiamo in due la sigla bella, che questi ragazzi che se lo meritano, è arrivato l'ultimo grande, gli artisti li presento tutti. Io sono ancora qua. Facciamo un grande applauso ai Sognatori, eccoli qua. Allora, volevo presentarvi cominciando dalla mia sinistra. Come ti chiami? Francesco. Francesco, da dove vieni Francesco? Avellino. Avellino, facciamo un applauso a Francesco. E tu? Serena Mercogliano. Serena da Mercogliano. Lui lo vedo come lui che comanda un po' tutta quanta la band, secondo me. Infatti ha detto dobbiamo andare subito dietro gli strumenti. Come ti chiami? Antonio Santoro. Antonio Santoro, un applauso. Lei presumo sia la cantante, giusto? Sei? Angela. Angela, poi abbiamo qui? Cristian. Cristian? Carmine. Carmine, lui che li dirige nell'orchestra, li prepara, e poi Dulcis in fondo? G. Pierluigi. Signori, facciamo un applauso ai nostri protagonisti. Potete cominciare a posizionarvi dietro ai vostri strumenti. Come si dice, siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, la nostra breve esistenza è ruotante nel sogno. Già l'ho detto, ma in questo momento, quando la scena è pronta, entrano in scena i nostri protagonisti. Ma prima che parte volevo presentare l'ultimo grande
protagonista della nostra scena. Tu chi sei? Francesco. È arrivato anche Francesco. Signore e signori, i Sognatori. Curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni, di 5 figli, venuti al mondo come condini, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. E vai con il nastro rosa, con il nostro nastro. Antonio, mi raccomando. Vai con le mani tutti. We'll be right back.
Ragazzi, questa sera è Sanremo, i sognatori, grandi! Ragazzi, io che dire, ci avete davvero fatto sognare, facciamogli di nuovo un grande applauso, grandissimo, grande! Io voglio, Angela, vieni un attimo qua, ragazzi, venite vicino a me tutti. Angela, avete sentito questa voce energica? Io devo dirvi una cosa, Angela, anche lei ha fatto un percorso di lotta. E grazie, è un percorso che l'ha iniziato e che continua, però con questa voce secondo me riuscirà a trascinarci tutti quanti e vinceremo tutti quanti insieme, perché loro sono capaci di farci vincere. Angela, sei davvero grande insieme ai sognatori. Signori, facciamo un applauso a loro. Grande sogno e alla bellezza della loro grande abilità. Eccoli qua. Grazie ai ragazzi del Centro Aprea. Grazie a tutti, ragazzi. E spero veramente che ci rivediamo a Sanremo, magari. Grazie. E beh, se c'era Pippo Baudo avrebbe detto li ho inventati io, o meglio, avrebbe detto qualcosa, ma noi non diciamo questo. Allora, che cosa succede fra poco? Se dalla regia mi possono togliere il leggio e il microfono. Allora, in questo momento ci sarà un altro momento visivo, perché praticamente c'è una sintesi preparata da un fotografo. Voi dovete sapere che in questi percorsi della Camminata Rosa tanti sono i fotografi, tanti sono i videomaker che la seguono. E quindi, come prima avete potuto vedere il video, la sintesi della Camminata Rosa di Riccardo Giberti, adesso vedrete una sintesi curata dal fotografo Peppino Saccone. È un vero e proprio docufilm di qualche minuto che sintetizza l'universo rosa, ovvero la sciarpa rosa, ma anche la Camminata Rosa. Signori, accendiamo lo schermo, docufilm sulla Camminata Rosa di Peppino Saccone. Nasce. Perché lo spettacolo The Power of Pink darà un contributo importante per la prevenzione del tumore al seno? Perché è un percorso, un filo che porta dalla diagnosi ai tutti i trattamenti che comunque oggi si fanno, percorrendo tutte le attività e le iniziative che le nostre associazioni fanno sul territorio. Ed è importante che uno spettacolo permetta in modo leggero, senza soffermarsi molto, senza dare molto pesantezza alle difficoltà della vita, e dare dei momenti anche di libertà. Dottor Iannace, perché ha scelto San Nicola Baronia per lo spettacolo The Power of Pink? Allora, San Nicola Baronia è uno dei piccoli paesi della Baronia, è un paese bellissimo ed è praticamente al centro di una situazione logistica particolare, e mi piaceva il fatto che non c'è inquinamento legato alle illuminazioni delle città, per cui rimane isolato, possiamo guardare il cielo da lassù, possiamo praticamente avere una visione dell'Irpinia, un'ampia valle che comunque si apre al di sotto dell'anfiteatro. E poi la cosa più bella è legata a un recupero di un'area della cittadina che comunque ci permette di vedere il mondo dell'antico, di quei posti, e allo stesso tempo di vedere il lavatoio, la fontana di epoca che è stata recuperata, il mulino d'acqua e tutta quell'area che era scappata, che, di cui si è costruito un anfiteatro. Ed è bellissimo vedere subito verso le ore tarde il cielo che si apre sopra di noi. Dottor Iannace, se le dico piccola e bella, cosa mi risponde? Mi ricordo il discorso sicuramente evocativo del nostro lavoro, della prevenzione in particolare. Noi andiamo alla ricerca di lesioni sempre più piccole, di cercare delle lesioni sempre più curabili, ci permette di fare interventi meno invasivi e quindi è più accettabile da parte delle donne. E in particolare quello che noi serve, in particolare la dare in terapie successive ad intervento meno invalidanti. Questo è fondamentale oggi. La prevenzione è tutto. La prevenzione ci dà l'idea che di un problema importante, quando è quello oncologico, si può guarire.
Dottor Iannace, mi parli dell'innovazione nella ricerca. Allora, la ricerca è tutto. Oggi purtroppo il tumore alla mela è sicura grazie all'innovazione, a tutto ciò che c'è stato negli ultimi 20 anni. E non c'è nessuna terapia oncologica che non è frutto della ricerca. E quello che è stato fatto negli ultimi anni è anche questo tipo di approccio multidisciplinare, quello che noi abbiamo applicato nel nostro reparto, nel nostro ospedale, e quello che si lavora col territorio. Noi in questo modo possiamo praticamente trattare nel modo migliore le persone, perché la ricerca ci ha dato a disposizione farmaci nuovi, farmaci innovativi, e quello che il futuro sarà sempre verso quello che noi pensiamo delle terapie sempre più mirate. Inoltre la ricerca sta andando verso terreni nuovi, quali quelli della genetica, che permetterà sicuramente alle donne di essere meglio trattate e di recuperare quelle persone che hanno la cosiddetta familiarità. Dottor Iannace, come può essere migliorata l'informazione? Stiamo mettendo a punto un'app che potrebbe poi dare la possibilità di dare delle risposte alle donne che ne vogliono fare uso. E sarà sicuramente un metodo innovativo per poter riuscire a dare con delle risposte rapide, immediate e sicuramente più esaustive. Si parlava di un tumore al seno, c'era l'angoscia. Oggi possiamo dire che grazie all'avanzamento scientifico, grazie alla prevenzione, questo è un problema sicuramente non gradevole, ma è un problema assolutamente risolvibile. Se facciamo la prevenzione per tempo, noi salviamo la vita di migliaia di donne. Questo deve essere l'obiettivo che ci poniamo. La prevenzione per tempo. È grande giornata di festa, non è una semplice ricorrenza. Una festa in cui sono insieme migliaia di donne, associazioni di volontariato, il mondo scientifico, sanitario e le istituzioni. Insieme per lanciare un messaggio importante, che è quello del tema della prevenzione. Ebbene no, tenetevi forte, 16.940.
questa era l'Alter Pigna, era la città di Lioni. Facciamo un applauso che ha scaldato un inverno con un primato incredibile, il primato più grande del mondo, la sciarpa più lunga del mondo. Su questo incredibile tappeto rosa, la vita diventa come una passerella incredibile. Alla fine la donna è sempre in evoluzione. Quello che vedrete su questo palcoscenico, in questo momento, è l'evoluzione della donna dal Novecento ad oggi, con la particolarità di trovare con loro anche l'universo rosa. Vedremo su questo palcoscenico moda e società, frammenti a cura della nostra coreografa, che dopo presenteremo. Signori, si apre il sipario di questo palcoscenico rosa con moda e società, frammenti, la donna dal Novecento ad oggi. Mi hanno fatto sfidare anche a me, ma io sono fuori luogo. Signore, un applauso alla bellezza! Moda e frammenti. Moda e società, frammenti. E questi frammenti, dal Novecento ad oggi, sono stati elaborati da una coreografa, una modella, ma lei è regista, Eleonora Iannuzzi. Facciamo un applauso a Eleonora Iannuzzi. Allora, Eleonora, innanzitutto... come hai messo insieme queste donne? Nel senso, loro sono le tue modelle di un evento che ci sarà importante anche nella tua cittadina. Vogliamo dirlo quale? Allora, voglio prima fare una piccolissima precisazione su Petruro Irpino. Petruro Irpino è uno dei paesi più piccoli della regione Campania. È il quarto per numero di abitanti. E comunque è entrato nella rete dei piccoli comuni Welcome e nell'ambito di questa politica di promozione del territorio, appunto, ci ha permesso di presentare questo evento, Moda e Società Frammenti. Parleremo della donna attraverso l'evoluzione della donna dal 1900, come ha detto Giuseppe, al 2000. E infatti, per frammenti, non vi preoccupate, quando ci verrete a vedere non vi sciorineremo
tutti e 100 gli anni. Qui abbiamo portato una rappresentanza delle 40 ragazze, cioè il 1930, il 1940 e la donna contemporanea. E ci siamo permessi nel nostro spettacolo anche di fare una incursione nella danza, nella musica. E anzi, voglio farvi anche un altro piccolissimo anticipo. Avremo nel nostro peregrinare per cercare ragazze che volessero prestare la loro presenza per permetterci di fare lo spettacolo, abbiamo incontrato dei talenti che vi presenteremo il 15 settembre. Chi vorrà venire dalla mattina, Petruro avrà una sorta di open day, saremo praticamente disposti e anzi preparati più propriamente a ricevere chi appunto ci vorrà fare visita. E la sera alle 20:30 ci sarà lo spettacolo, il nostro spettacolo, e che dire, mi fermo qui, venite tutti anche dopo la sesta camminata rosa, raggiungeteci a Petruro Irpino, noi vi aspettiamo, grazie! Bravissima Eleonora, bravissime queste modelle che troverete con noi fino a fine spettacolo. Ho visto che così gli uomini si è popolato tutta la platea, a parte gli scherzi. È stata una presentazione di eleganza, così come è elegante il passaggio che hanno fatto le donne in rosa. Come vedete, ci sono state delle magliette che sono il simbolo dalla prima camminata fino ad oggi. Facciamo vedere un attimo la prima camminata rosa. Qual è stata la maglia della prima camminata rosa? Eccole qua, facciamo un applauso. Questa è la prima camminata rosa. La seconda camminata rosa. Eccole qua. Vedete, c'è sempre un'evoluzione, sia nel cuore, sia anche nei stili. La terza camminata rosa è questa. Facciamo un applauso bello, caloroso a queste donne, a questi protagonisti, ai bambini che ci insegnano a sognare, a camminare. A che numero sono arrivato? Terza. Devo presentare la quarta. Quarta camminata rosa, eccola qua. Che più che rosa cominciava a diventare lilla, perché alla fine sono colori che si trasformano, alla fine il senso del cuore è sempre lo stesso. E poi dulcis in fondo, l'ultima camminata rosa dello scorso anno, la quinta camminata rosa. Eccoli qui, signori, con Moda e Società, frammenti di Eleonora Iannuzzi, e con le donne della camminata rosa facciamo un grande applauso all'evoluzione della donna. Grazie. Grazie. E allora, che cosa succede? Ok, allora io ho una specie di telefonino che funziona un po' da telecomando, perché dovete sapere, ognuno di noi ha un legame affettivo con la mamma, ok? E io ho anche un legame affettivo particolare con Mamma Rai, e Mamma Rai ci ha dato la possibilità questa sera, grazie alla Universal Music, che è stata così gentile da far arrivare una stella su questo palco, una stella che è nata 16 anni fa. Di questa stella avete sentito parlare molto, perché è nata in un luogo della nostra Irpinia, tra Avellino e Salerno, ma io non voglio anticiparvi troppo. Come in un grande schermo, signori, facciamo silenzio e guardiamo insieme questo bel video. Sento Gigi Carmen. Gigi porta avanti Carmen, porto Carmen in finale. Carmen Fierri, onestamente non me l'aspettavo che sarebbe successo tutto questo, perché un mese fa ero in camera mia a cantare. Salve, io sono Carmen Fierri, ho 16 anni e vengo dalla provincia di Avellino. Ho detto, ma io così piccolina dove vado? La mia vita è un po' cambiata, perché da quando sono entrata a The Voice mi sono posta obiettivi completamente diversi da quelli che avevo prima. Sto cambiando, cioè sto crescendo. Volevo che si girasse
ascoltasse Gigi, che mamma a casa metteva sempre la sua musica. Io vorrei essere il pianista di Carmen. Era già scritto, era scritto nelle stelle. Il momento più bello è stato il momento in cui Gigi è venuto vicino a me e mi ha abbracciato. Mi ha dato proprio la spinta giusta che mi serviva e che mi ha permesso di arrivare fino a qua. Quando vedo che il pubblico si emoziona con me, sento qualcosa, cioè sento proprio un amore, un qualcosa che non si può spiegare. Ho capito che sono fatta per questo e sono nata per fare musica. Spero che nella vita farò questo perché è la cosa che mi piace fare di più. Gigi, senti un po' la responsabilità, comunque la vita di questa ragazza da stasera in ogni caso cambia, no? Io credo di aver fatto una scelta onesta durante questo percorso, ho cercato di imparare anch'io a capire Carmen e devo dire che non mi sono sbagliato, la mia è solo un'esperienza acquisita in questi anni. Siamo a The Voice, cercavamo la voce, io ho cercato di portare avanti Carmen perché credo che ha tutte le carte in regola per fare questo lavoro, ma per fare questo lavoro ad alti livelli. Ci sono delle cose che non si possono spiegare, lei canta, ti arriva dritto al cuore, lei canta, usa il falsetto, usa la, cioè c'ha 16 anni. Per me veramente è un po' come l'AXA, investire sul futuro. Non mi puoi fermare, no, 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 ma non ti sento perché. Sono emozionato, sai perché? Perché non mi è mai successa una cosa del genere, non sono mai arrivato mai primo, né secondo né terzo. Bravo Gigi! Allora questa volta stare qui, e se succederà, nemmeno io sarò stavolta il primo, perché sto solo sostituendo una ragazza di 16 anni. Vince l'edizione 2019 di The Voice of Italy e quindi un contratto con la Universal al quale consegniamo un grande patrimonio di musica e di grandi talenti. Fatene la cosa migliore. Il vincitore è Carmen Pierri. Brenda Carolina Lorenz, sei seconda. Il trofeo di The Voice of Italy, là dove vige il microfono più famoso del mondo.
tu perché. Se sono sulla strada che va verso il mare, solo una valigia sul sedile accanto a me, sembra di sentire sabbia sul pedale. Scusa se io non penso a te. Perché se sono sulla strada che va verso il mare, solo una valigia sul sedile accanto a me, sembra di sentire sabbia sul pedale. Scusa se io non penso a te. Grazie mille, grazie. Carmen Pierri, facciamo un grande applauso. L'abbiamo detto, Sanremo Rosa. Carmen, sì, noi siamo verso il mare, verso di te, ma anche verso la nostra terra. Io sì, sono felice che sei qui, perché la prima grande emozione che noi abbiamo avuto è quando noi col dottore abbiamo pensato di... Ma perché non invitare un grande ospite che possa rappresentare la nostra Irpinia? Perché la nostra Irpinia è un po' particolare. Nel senso, la nostra Irpinia deve essere spesso informata di coloro che portano il primato di Avellino nel mondo. Lei è una ragazza di 16 anni, di Montoro, e facciamogli un grande applauso perché porta l'Italia grazie, a vincere grazie sulla mille. RAI. La cosa curiosa che devo dire è che praticamente facevo una telefonata, lo posso raccontare, sì, alla Universal Music. Universal Music, che è la grande casa di distribuzione insieme alla RAI di produzione, sì, e praticamente loro appena hanno ascoltato e hanno saputo di questo evento hanno detto: va bene, noi lasciamo libera Carmen di scegliere. Carmen velocemente ha richiamato e ha detto: sono felicissima di essere. Sì, esatto. Io veramente mi sento onorata a far parte di questa manifestazione, perché sono molto legata a questo tema, e a parte che sono un'appassionata, diciamo, di scienza e medicina, ma più concretamente parlando, per me le parole chiave sono prevenzione e ricerca, e per me è importantissima questa cosa. Vedete? Vedete che andiamo verso il mare, verso il ma mare. Noi... Qualche giorno fa non siamo andati, sì, verso il mare, ma siamo andati verso un borgo di Montoro, un borgo particolare, dove è nata questa piccola, ora grande ragazza. Ci hanno detto che c'è una clip, una sorpresa. Okay, se dalla regia siamo pronti, la vediamo un attimo in questo momento. Sì. Guardala insieme. Allora, grazie mille, io ovviamente in mezzo a queste donne mi sento un po' in famiglia, diciamo, perché... Ovviamente combattere è una cosa che dobbiamo fare tutti,
Io mi sento molto parte di questa associazione, di questa manifestazione, ci tengo molto e ovviamente insieme a tutte queste donne combatterò anch'io e combatteremo tutti. Mi sento veramente onorata appunto a presentare questa camminata e sono contentissima, grazie ovviamente all'associazione, e non vedo l'ora appunto di intraprendere questo percorso. Sì. Abbiamo una giovane donna in questo momento, l'omaggio del dottor Carlo Iannacci a tutte le donne Amdos e Amos. Apriamo un attimo, facciamo una ola, perché ci sta, Aspetta, adesso ce lo devi dire però, Che cosa sì. In quella borsa ti abbiamo dato qualcosa per poi? Sì. Io direi di far venire qui con una nostra bella sigla, far salire Maria Rosaria e il dottor Carlo Iannacci. Eccoli qua. Eccoli. È arrivato. Io sono ancora qua. È arrivato Babbo Natale. Ecco qua, nel senso di. È arrivato, no, nelle, dottore. Nel senso della busta, c'è la borsa che c'è dentro. Allora, dottore, noi a Montoro c'è stato questo evento Borgo in Salus, salute, benessere, promozione del territorio, tante cose insieme. Quindi ringrazio anche Maria Rosaria che ci ha invitato e che ha fatto anche da tramite per parlare con la Universal Music e con Carmen Pieri, perché è conterranea. Ma in questa zainetto noi ufficialmente, di nuovo qui a San Nicola, Baronia, consegniamo... Vediamo che c'è. Apri un attimo, dai, l'aiutate un attimo ad aprire. Signori, facciamo un grande applauso perché Carmen Pieri diventa ufficialmente la testimonial della sesta camminata rosa. Con onore, grazie, grazie mille. Questa sera si è avverato un sogno. Dottore, venga qui vicino a me un attimo, venga vicino a me. Il dottore me lo deve dire come ce lo siamo detti in studio. Che bello, veramente accettato, Carmen. Com'è questa emozione di avere questa star così giovane, così piena e matura di vita, averla testimonial per la nostra prossima camminata rosa? E se eravamo 7.000, adesso arriveremo sicuramente a 20.000 e più. No, complimenti però, devo dire, a Carmen, perché mi è sembrata una persona molto più matura della sua età. Ed è una cosa particolare, non è semplice, non è sempre facile trovare persone così disposte a questi tipi di concetti, quali prevenzione, cultura e in particolare anche la prevenzione più delle cose più semplici. Questo è una cosa importante. Speriamo che questo messaggio venga raccolto dai ragazzi e i ragazzi capiscono cosa vuol dire. Grazie Carmen. Grazie a voi, dottore, grazie mille. Annuncio una cosa anche per la regia. È arrivato il nostro ospite di Made in Sud, che è dietro le quinte, che non dà fastidio, ma è proprio Made in Sud, ma lo vedremo tra poco, subito dopo il nostro protagonista di palcoscenico. Lui è un medico che davvero è sempre impegnato, oggi ha fatto una corsa tra i vari paesi dell'Irpinia, ma ha capito anche da tempo che l'arte forse è la migliore cura per l'uomo, per la donna e per tutti. Io vorrei far salire qui con la sua chitarra, con la sua voce, quindi con la sua cura a regola d'arte, il dottor Giovanni De Chiara. Dottor De Chiara, allora, innanzitutto grazie di essere qui questa sera. Il dottor De Chiara oggi è stato in tour con il suo ruolo medico, però la sera si trasforma e diventa un grande artista. Non è Umberto Smaila, non è Jerry Calà, è Giovanni De Chiara. Io l'ho sentito davvero in ultime occasioni, siamo stati insieme dei locali importanti, ci siamo divertiti. Buonasera Giovanni De Chiara, dottore. Ciao, buonasera a tutte, grazie a voi. Non so che ci faccio qui, ma insomma, grazie, mi avete invitato a fare qualche brano così, ma io lo premetto, io non sono qui per esibirmi, io sono qui per esibirmi con voi. I protagonisti vorrei che foste voi, faremo qualche brano così per cantare insieme, non vorrei cantare io da solo, non me la voglio cantare, voglio cantare insieme a voi. Signori, allora che dire, io lascio chitarra e voce al nostro dottore Giovanni De Chiara e voi ovviamente come grande pubblico seguite questo piccolo momento di concerto live davvero molto forte, aspettando Made in Sud.
Allora, siete pronti? Ci vuole il vostro coro, eh? Essere chi vogli, uscito fuori da casa mia, mi so pazzo, mi so pazzo. E scusa che vado di fretta, c'è il mio popolo che mi aspetta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono in errore. E la vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché so pazzo. Ci voglio parlare. Mi sono pazzo, ah, mi sono pazzo. La sirena sta nervatura. Mi so pazzo, mi so pazzo. E chi dice che Masaniello poi nero non sia più bello. E non sono meno matto, sono pure diplomato. E la faccia nera l'ho dipinta per essere notato. Masaniello è cresciuto e Masaniello è tornato. E mi so pazzo. C'è scassato cazzo. Facciamo un altro brano, però qua dovete cantare di più, l'ho scelto per voi perché per cantare. Io un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò. Ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età. Una notte di settembre mi svegliai, il vento sulla pelle, sul mio corpo il chiarore delle stelle. Chissà dov'era casa mia e quel bambino che giocava in un cortile. Vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Sì, la strada è ancora là, un deserto mi sembrava. Ma un bimbo che ne sa, sempre azzurro non può essere l'età. Poi una notte di settembre me ne andai, il fuoco di un camino. È caldo come il sole del mattino,
chissà dov'era casa mia. E quel bambino che giocava in un cortile, io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Grazie, grazie a voi, grazie. Dov'è il presentatore? Dottor Giovanni De Chiara. Allora, signori, comunicazione. Giovanni De Chiara è stato scritturato per tutte le estati in Sardegna, in Salento, quindi dovete dimenticarmi il medico, a parte gli scherzi. Dottore, grazie di allietare sempre in questo modo. Grazie, grazie. È bello quando l'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati ha dei dottori che insegnano a vivere a regola d'arte. Grazie Giovanni De Chiara, grazie. Allora, possiamo preparare la scena. Signori, sono state trovate delle chiavette con un batuffolo. All'inizio pensavo che mi avessero regalato un topino. Eccolo, del presidente Silvestri, eccolo qua. Il presidente Silvestri con la sua Porsche, la sua Ferrari, ecco qua. Ok, allora, niente, alla fine siamo tutti quanti un po' made in sud, è vero o no? È vero o no? E io credo che nella vita il sorriso non dia mai fastidio. Voi che dite, sì o no? Eh no, non ho sentito il sì. Allora, signori, facciamo una cosa. Adesso faccio una prova interattiva con il pubblico. Signori, battiamo un po' le mani insieme, vai. Regia, mi fai uscire un po' la sigla degli ospiti, dell'ospite che ci sarà? Vai, tutte le mani alzate, vai, tutte le mani, vai. Vai, su le mani, tutte, vai, su, 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 su. Se, tutti quanti, vai, se. E mi raccomando, sorridete, non date fastidio, sulle mani tutti, vai. Siamo tutti in Medisud. C'è un logo particolare. Siamo tutti in Medisud. Dalla regia, sono pronti? Noi viviamo sempre. Signore e signori, questa sera. Non sono ancora pronti? Ah, 5 minuti, ma avevo detto che erano pronti, ok, va bene, ok, perfetto. Allora andiamo avanti, vi ho fatto giusto questo attimo di previsione, ok, per scaldarvi. Signori, allora, andiamo ancora al nostro universo in rosa. Se gentilmente mi togliete un attimo questo microfono, ragazzi, se potete, questo microfono qui, ah, serve per dopo? Ah, ok, va bene. Allora, volevo presentare un attimo, siccome abbiamo degli ospiti non solo Made in Sud, ma anche dell'Universo in Rosa, volevo presentare qui sul palcoscenico delle signore che vengono da Salerno, perché noi, ma anche voi, siete in rosa. Quindi c'è Assunta, noi in rosa, volevo far salire qui su me, sul palco insieme a me, noi in rosa, la nostra Assunta. Ciao. Io Assunta, buonasera. Già. Allora, eccoci qua. Allora, vieni un attimo qui. Allora, è un attimo di momento di spazio delle associazioni. Dopo ci sarà il nostro ospite di Made in Sud, ma noi dobbiamo parlare anche, anticipare un po' quelli che sono i progetti di Noi in Rosa, che entra anch'essa ovviamente in tutto quello che è l'universo Amdos e Amos. A te la parola, Assunta. Facciamo un applauso alla nostra grande Assunta. Grazie. Buonasera a tutti. Rappresento l'associazione Noi in Rosa, che opera principalmente nel Salernitano, mensilmente Battipaglia e Salerno, con tappe anche nel Napoletano, grazie al dottore Iannace. Tanti sono stati i progetti che abbiamo fatto nell'ultimo anno.
anche con la dottoressa Mazza e con la dottoressa Ulla Scuccimarra, che poi vedremo. Portiamo queste giornate di prevenzione un po' in giro, come dicevo. Abbiamo fatto varie tappe, ma i progetti che sono in essere e saranno presenti nei prossimi mesi, faremo dei sportelli informativi, abbiamo preso contatto con i comuni a noi limitrofi, dove ci saranno presso il comune degli sportelli per far conoscere proprio l'importanza della prevenzione. Ma il progetto a cui siamo particolarmente legate come associazione è la prevenzione nelle scuole. Una prevenzione a 360 gradi, già cominciato quest'anno con il liceo di Battipaglia, dove con il dottore Iannaci e con altri specialisti abbiamo fatto questo piccolo convegno e visite sia senologiche sia con l'nutrizionista, col ginecologo e con la psicologa. Perché tutto questo? L'importanza del futuro, l'importanza di far capire a queste giovani donne e anche ragazzi il prendersi cura del proprio corpo, perché loro sono il futuro. E a questo progetto già molto importante per quanto ci riguarda, abbiamo parlato con i vari dirigenti scolastici che, oltre a fare giornate di prevenzione, permetteranno ai ragazzi di fare alternanza scuola-lavoro con noi, in modo da far capire veramente che cos'è la prevenzione e che cos'è conoscere questa cosa. Questo è in sintesi quello che faremo, oltre a portare in giro sempre la prevenzione. Grazie sempre a tutto il gruppo che io rappresento, e grazie principalmente sempre alla persona speciale e al nostro caro dottor Iannaci. Questo non nessuno mai lo potrà scordare. Quindi questo è Assunta, e in questo universo di Noi in Rosa noi abbiamo ospitato, anche grazie a te, l'estetica oncologica. Io leggo: il paziente non vuole solo essere curato, ma vuole anche sentirsi bene. Numerosi studi scientifici effettuati in Australia, Nuova Zelanda, USA. Leggo, perché è importante, una comunicación arrivata in questo momento, l'American Cancer Society e il National Cancer Institute indicano il massaggio come una modalità per diminuire il dolore. Noi abbiamo qui chi fa dell'estetica oncologica un passo importante per alleviare lo stress della donna. Quindi è importante ricominciare dalla bellezza, da se stessi. E quindi, con un grande applauso, vorrei far salire qui sul palco Miriam Mazza, con Ricomincio da me. Eccola qua, Miriam Mazza, buonasera. Buonasera Miriam, allora grazie di essere qui. Spiega un attimo quello che è questa sua attività, poi dopo sveleremo anche una sorpresa che la dirò a tutto quanto il pubblico. Prego Miriam. Grazie a tutti, buonasera a tutti. È un onore essere qui stasera a questa manifestazione, che non ritengo un traguardo, ma bensì un nuovo punto di partenza. Perché? Perché la cosmetica e l'estetica oncologica rappresentano per me la dimostrazione chiara di come, quando ci si interfaccia con persone che purtroppo si trovano ad affrontare quella che io sono solita definire una parentesi difficile, delicata, hanno sì bisogno di essere supportate da un'eccellenza medica, ma al tempo stesso devono essere supportate da altri professionisti altamente qualificati, che devono capire, ascoltare innanzitutto il disagio interiore che vivono purtroppo queste persone, dopodiché saper consigliare ed accompagnare per mano queste persone, in particolar modo le donne, ma anche gli uomini, in questo momento difficile, e soprattutto che sappiano, che abbiano quella forza
di tirar fuori quella forza che è insita, soprattutto in noi donne, perché noi donne la forza ce l'abbiamo dentro, non la andiamo a cercare, a prescindere o meno dalla presenza di una patologia, e che quindi sappiano aiutarle a tirar fuori quella forza per poter ricominciare da se stesse. Ecco perché ricomincio da me, proprio perché quando ho creato questo format, questo progetto, l'ho creato volendomi fortemente medesimare, innanzitutto perché sono una farmacista e quindi sono uno dei primi consulenti del cittadino, e poi in secondo luogo proprio come donna, perché mi sono domandata sempre: e se succede a me? Se succede a me, io che cosa faccio? A chi posso rivolgermi? Sicuramente avrò bisogno di una forte eccellenza medica, ma avrò anche bisogno di chi mi sappia aiutare nel poter mantenere la mia femminilità, proprio perché io voglio continuare a sentirmi donna. Ecco perché ho voluto fortemente creare questo progetto, che ormai non è soltanto un progetto lavorativo, è proprio un progetto di vita, un progetto di cuore. E come si dice, un po' la great beauty, la grande bellezza che è nascosta in ogni donna e che ha bisogno del trattamento di estetica ecologica, ma è un trattamento che accompagna a recuperare la vera e propria bellezza. In questa cornice, in questo quadro, tu hai detto una cosa, anche farmacista, giusto? Voglio ufficialmente dire che la nostra Miriam Mazza è stata proclamata quest'anno la miglior farmacista dell'anno d'Italia. Quindi facciamogli un grande applauso. Io adesso, sempre in seno a Progetto Noi in Rosa, voglio presentare una disciplina particolare. E la sua migliore rappresentante è una maestra di Tai Chi Chuan. Io forse non conosco bene anche... Com'è? Tai Chi. Poi stile Yang, scuola ITCCA Italia, sede Campania International Tai Chi Chuan Association. Nel 2012 crea l'associazione Spazioma Salerno in sede in via Musandino 18. Ma questa sera ci presenterà una disciplina particolare che viene dall'Oriente, è il Qi Gong. Signori, un applauso a Ulla Scucimarra. Eccola qua, Ulla. Io sono ancora qua. Grazie, Ulla, buonasera. Eccola qua, Qi Gong, Qi Gong. Allora, innanzitutto ci spiego un po' che cos'è questa disciplina Qi Gong. Poi chiedo una cosa alla regia. Per caso, se regia musicale, se avete di nuovo quella base Enya, dopo da rimettere possiamo fare pure una prova dimostrativa. Va bene sulla base di Enya? Ok, proviamo una cosa un po' da sfilata, va bene? Allora, Ulla, velocemente, in sintesi, un minuto, ci spieghi così, facciamo proprio una cosa real, direttamente con loro, prima del nostro ospite. Buonasera. Buonasera e grazie. Grazie di essere qui. Niente, parlare di Qi Gong è parlare di se stessi, in effetti è una disciplina che ci avvicina a noi, alla nostra persona. Noi dal 2015 che sto lavorando con le donne, perché questa è una disciplina fondamentale per potenziare quella forza che si parlava prima, il potere delle donne, che è il potere di poter rinascere dopo un periodo che può essere assolutamente delicato. Il Qi Gong è una disciplina millenaria e per l'Oriente è una medicina preventiva, perché lavora sulla persona, lavora su se stesso, sulle proprie emozioni, sul proprio corpo. E adesso io, va bene, avevo intenzione di fare appunto un lavoro insieme, perché parlare è sempre molto distante dal sentire, quindi sarebbe interessante che tutti noi ci alzassimo e iniziassimo a respirare tutto insieme, seguendo quello che io faccio adesso sul palco, e liberando un po', insomma, le nostre sensazioni. Partiamo da un respiro comune,
che io adesso insieme a voi faremo, insomma, lavoreremo un pochettino, giusto così, per sentirci e per sentirci in comunicazione con tutti. Okay. Allora, quindi facciamo questo spazio di 2 minuti, musica dalla regia, se potete, con il brano anche di Enya, qualcosa, Only Time, e facciamo questa operazione insieme con le donne in rosa. Mettetevi tutti sotto, vai. Ha bisogno del microfono, urla, sì, vai. Sì. Piedi paralleli, la testa sospesa verso l'alto. Sul palco, su, tutti insieme, respiriamo insieme. Posso dire una cosa? Io mi ero così rilassato là che stavo proprio bello, una freschezza. Dici Ulla. Grazie. Credo che queste sono discipline che ognuno di noi può seguire, può praticare e che sono fondamentali per la nostra esistenza. Grazie, è stata un'opportunità per me. Grazie di cuore. Ringraziamo. Dici Assunta? Sono stata molto fortunata ad avere loro nelle nostre giornate di prevenzione. Grazie ragazze, grazie. Grazie Assunta, noi in rosa. Grazie Ulla Scucimara, Qigong, però me lo devi far dire, Qigong, com'è? Qigong. E Miriam Mazza, ricomincio da me, ricominciate sempre da voi. Grazie, noi in rosa. Regia. Innanzitutto voglio fare un ringraziamento particolare anche alla regia televisiva di questa sera. Ricordate che questo evento andrà poi in trasmissione su Canale 58. Quindi ringrazio con un grande applauso questa televisione di questi luoghi, una televisione importante, tutta la famiglia Bruno che ci ha dato la possibilità di avere anche la regia televisiva e il nostro regista lì dietro, il nostro Francesco Lignite. Grazie Francesco Lignite.
Francesco, si può accendere il Made in Sud? Signori, quello che abbiamo fatto prima, adesso lo facciamo di nuovo. Siamo pronti con la sigla. Io sto cercando di presentare colui che dietro le quinte non dà fastidio ma sorride, anzi è pronto per farvi sorridere. Signori e signori, sale sul palco insieme a noi Gino Fastidio! E gas. Buonasera a tutti quanti, un forte applauso da lontano anche, avvicinatevi tutti quanti. Buonasera. Aspetto un attimo che se qualcuno vuole ancora avvicinarsi, siamo più, mi sento meno solo, venite più vicino. Buonasera a tutti, sono Gino Fastidio da Made in Sud. Quanti di voi per alzata di mano guardano Made in Sud? Grazie, grazie. Ci staranno a mangiare. Un applauso al signore che applaude da parte di tutta la platea, vai. No, ci tengo sempre a dirlo, insomma, perché... Caccia fa questa caramella. Dato questa caramella. Un applauso al signore che mi ha dato caramella. Che ma zuccheroppo, troppo. Può parlare, fammi guardare caramella. Fammi avere un momento. Il vino è buono. Ah, attenzione, è una caramella alla marijuana. Un applauso al signore che incentiva le droghe leggere. Complimenti. No, perché insomma io questa sera è una serata speciale e ci tenevo subito a mostrare... Se ci riesco che sarà la maglia rosa tronica. E oltre a questo non ho null'altro da dire al riguardo, perché già è stato detto abbastanza, se non che sono contento di essere qui e ringrazio Montecristo Produzioni e tutti voi per aver organizzato questo. Fatevi un forte applauso, applausi più forte anche dietro. Basta! Sì, beh, per venire qua è stato un poco complicato. Didimene dice che per andare sulla Luna hanno speso milioni di euro. I 20 euro vaga e bank. Per venire qua è stato un po'. Sta cosa me l'ha detto un mio amico, vabbè, più che un amico, un conoscente. Le cose buongiorno e buonasera. Infatti pomeriggio ci salutiamo. Me, per arrivare qua è stato veramente complicato, perché io stavo appoggiato a una parte, a un certo punto è venuto uno e ti devi togliere, non mi dire niente. E chi ti dice niente? Vado per spostarmi e no, nemmeno qua puoi stare, ti devi togliere, non mi dire niente. E chi ti dice niente? Vado per sedermi sopra un divano, no, qua non ti puoi sedere, mo arriva mio cugino, ti devi togliere, non mi dire niente. E chi ti dice niente? Ma ti posso dire tutto? Sì, e c'è tutto cazzo. E che non posso sta, che non mi posso mettere. E che davano i cucini? Ma fammi capire, ma questo posto è tuo? Sì. Ah, allora mi devi scusare. Non mi dire niente. Comunque va tutto a lungo, si è masciuto apparente. Chi l'era papà? E si va a casa. Stavamo insomma, stiamo a buffare nel bamboloni a San perché. Sono arrivato qua. Ogni tanto ho questi scatti nervosi perché sono sommelier internazionale di marijuana. Applausi! Io lo faccio proprio per lavoro. Insomma, sono molto. Ho fatto un lungo percorso di studi prima di arrivare a fare questo lavoro.
Io mi sono laureato in rurologia e coltivazione del verde. Ho studiato in Francia. Mi sono laureato a Cannes. Poi ho fatto un Amsterdam, un Masterdam ad Amsterdam, 6 anni. Dopodiché ho concluso il mio percorso di studi con un pellegrinaggio nella Terra Santa di Maria, la Giamaica. Un applauso alla Giamaica! Oggi ho analizzato in particolare un tipo particolare di Silverates. Silver significa argento, infatti sono tutto cromato. Detto questo, volevo dire quello. Un attimo che sul telefono mi è arrivata... Facciamoci subito una bella fotografia che mettiamo sopra i social. Dai, diciamo tutti quanti... Al mio 3. 3. Ah boh, non perdiamo questo entusiasmo, un po' che ci va. Un po' che ci vuoi grinta, vai. A mio 3. Ci capite, meglio che sono bene, vai. Subito su social. Questa è la nuova droga, perché poi a me mi danno del drogato, ma la vera droga del nuovo secolo sono i telefonini e i social, che si generano astinenza e suefazione. Però ci è positivo che mi arriva anche il notiziario in tempo reale. Ecco, appena arrivata una notizia ansia, non so se avete notato, oramai non danno più notizie ansia, ma danno solo notizie ansia. Notizia ansia. Donna distratta castra l'amante invece che il marito. Abbiamo un cazzo penato. Ma subito un'altra notizia, ansia. Trovata, nascondeva il corpo della nonna nel frigorifero per continuare a prendere la pensione. A chi gli chiedeva come sta nonna rispondeva, sta fresca e tosta. Questa è pazzia. Un'altra notizia, ansia per i più giovani, quanti seguono Dragon Ball, mi dispiace, hanno arrestato Goku, gli hanno dato Saiyan. Ultima notizia, ansia, trovata misteriosamente morta nel proprio appartamento, donna 99enne, tra i principali sospettati, Upataterm. Mamma. Un applauso a Capote da parte di chi non sta applaudendo. Grazie assai. Vabbè, a questo io ci tengo sempre a ringraziare il pubblico per prendere... Mamma mia, non mi ricordo ciò che ci fa. Direi che a questo punto, se tenete genio, possiamo prendere la chitarra rosatronica e facciamo qualche canzone. Se siete proprio convinti, dite sta bene. Ma proprio bene. Sta bene. Allora, un attimo, come vedete il mio è uno spettacolo caratterizzato da organizzazione. Ma cazzo sarà? Beh, questa è la chitarra rosatronica, anch'essa. Mannaggia la miseria, a me che non mi saccio fare niente. Inserisco Daniels, Jack Daniels. C'è. Allora, il mio è uno spettacolo interattivo, quindi ho bisogno, ve l'ho detto, un film. Yeah. Tappos. Era giusto, non era giamaica pure, non suggerivano. No, allora, io ho bisogno del vostro aiuto, quindi quando... Allora, io adesso faccio un riff di chitarra, poi mi fermo e voi battete le mani. Vi starete chiedendo di chitarra, ma che cos'è un riff? Un frati raff.
L'importante non è questo, l'importante è che quando io mi fermo voi battete le mani. Se siete d'accordo e tenete genio, dite sempre sta bene. Tenete genio? Ok, allora io mi fermo e battete le mani. Una volta però. Tutti quanti una volta quando mi fermi. Si dice sincronizzami, esci più che cazzo, vai. Sincronizzati una volta. Mamma mia, non è mai capitata, ancora. In didimena. Subito vado a galvanizzare. C'è un po' di sincronizzazione. Ma che non riesco a parlare di desincronizzare. Ok. Devo finire il riff, signora. Scusate, sa signora. Tipo una mossa caratella. Sta sputtando. Per sempre la prima, un forte applauso! Primo brano fa così. Disse la rabbia al padre, disse la rabbia al padre, disse la rabbia al padre. La canzone si titola Kebab. Ancora. Sempre sullo stesso tema, il prossimo brano fa così. Disse il pasticciere alla madre, disse il pasticciere alla madre, disse il pasticciere alla madre. La canzone si titola Crema. Se aspettiamo un attimo che la capiscono tutti, nel frattempo un applauso a chi l'ha capita da parte di chi sta dicendo ma che rira fa? Ancora. Non perdiamo il ritmo, tutti quanti sincronizzati con le mani. Prossimo brano. Anna, come sei brutta. Come sei brutta, Anna, Anna. La canzone si titola Anna Schund. Un applauso a tutte le Anna presenti, ieri era Sant'Anna, vero? E qui ci troviamo a San Nicola Baronia. Me ne vado subito. Baronia. Non siamo mai che sbagliano da votiglia. Torniamo al pezzo collettivo. Bellissimo, incredibile. Visto che con le mani ci troviamo, a questo punto direi che è arrivato il momento di andare a trattare un argomento più nel particolare. Per esempio, l'amore vi piace come argomento? A parte voi, vedo che navighiamo tutti in questo mare marrone di melma, e normalmente si chiama amore. Eseguo subito un brano sull'amore che si titola Stavo in un ascensore con 8 pizze in mano e una bella ragazza di fianco, se non che mi accadde questa cosa. Ho un prurito nell'intimo. Che tarantello non mi posso grattare. Ho un prurito intimale. Questo è un problema, non me le posso grattare. Come farò? Vai che mano, vai. Mi proteggi. Io non lo so, già facci tu, come farò, mannaggia Belzebù, io non lo so, ma che per caso mi pulisse la tatu? Le grattò ed un amore sbocciò, ma continuiamo con l'amore, insomma tutte le, non si sa perché, ma
Il prossimo è un pezzo che l'amore purtroppo comporta delle rinunce, il compromesso delle rinunce. Il prossimo è un pezzo che parla delle rinunce in amore e fa così. È per te, te, è solo per te che ho tolto di mezzo le sigarette. La canzone si titola Stanno nel mobiletto. Sempre sull'amore il prossimo brano, la mia fidanzata Gina, Gino e Gina, che bella coppia, oggi è venuta e ha detto: Gino, devi scegliere o me o i bomboloni. Ci siamo lasciati e ho dedicato una canzone a Gina che fa così. Gino, ormai è chiaro, tu non vuoi stare, aspetta, mi ricordo gli accordi. Gino, ormai è chiaro, tu non vuoi stare più con me, te ne vuoi andare via da casa mia. Se vuoi farmi scegliere tra te e la Maria, sai cosa ti dico? Gina, va Gina, va, 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 va Gina, va Gina. Andiamo tutti insieme, vai. Pagina va, pagina va, pagina va, gira va, pagina va, pagina va, pagina. Ti auguro una vita candida. Grazie assai, un applauso a chi applaude da parte di chi non sta applaudendo. E raggiungiamo il colmo. Ancora un ringraziamento a Monte Cristo Produzioni e anche a Dio. Ancora il pezzo collettivo, vai. Visto che ci stiamo comprendendo, a questo punto eseguo un pezzo sull'incomunicabilità dell'era moderna. La canzone sull'incomunicabilità fa così. Dai, vieni anche tu ad un slack dance, black dance, black, black dance. Ci rincontreremo poi in un youngster room, in un black dance door. Ma se poi tu vorrai, stick the pack and die. Casa, slack black dance, take the take the dance. La canzone si titola, eh? Sempre, non ho capito, tratto dallo stesso album, il prossimo, il stesso album che si intitola Ma che me ne fotte quello che stai dicendo, ti senti parlare ma comunque non capisco niente. Tratto da questo album, il prossimo pezzo fa così. Scusa, mi vuoi passare un po' quel videogioco? Non ho capito. Scusa, mi vuoi passare, mamma dice a me, vuoi passare un po' quel videogioco? Non ho capito. Per cortesia, per piacere, mi vuoi passare un poco il videogioco? Ho capito! La canzone si titola Nintendo. Un applauso alla signora che applaude da parte di tutte le altre signore che non applaudono! Ciao! Prossimo brano fa così. La signora non vedente è morta. La canzone si titola Ho sparato alla cieca. Beh, a questo punto ancora un forte applauso. Ai, applausi. Applausi. Sta bene, visto che con le mani ci troviamo, a questo punto, sempre se tenete genio, oltre alle mani aggiungiamo tre cori. Non perdiamo questo entusiasmo. Sempre se tenete genio, dite sta bene, tenete genio. Allora, primo coro mettiamo uè. Uè. Sempre quando mi fermi sbattendo in mano. È chiaro. Secondo coro mettiamo uè uè. Terzo coro è gas. Proviamo. Incredibile.
Allora, siccome è venuto veramente incredibilmente bene, ci aggiungo questo accordo in cui amavo Burdullone per festeggiare che si è venuto buono. Quindi facciamolo venire bene perché si amavo Burdullone. Ok. Burdullone! Vai, stop, Burdullone! Ancora! Veramente siete esaltanti. A questo la volta che è venuto bello bene. Burdullone, non ci posso credere. A questo punto non perdiamo questa energia, perché è il momento di caricare il tastierino robotronico, che è questo qua. Ma fatemi spiegare un secondo. Il tastierino robotronico a me è famosissimo, questa è marca che cazzo, modello assai. E che cazzo assai, perché invece di andare a pile vado a applausi. Quindi un forte applauso, vai, se no si scarica. Anche dagli spalti ancora più forte, vai, se no si scarica. Basta. Se no si sovraccarica. Partiamo con il primo brano, Stegede. Stegede, 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 stegede. Ho mangiato un gelato che mi ha leccato, issa a me. Ho mangiato un gelato che mi ha leccato, issa a me. Ho mangiato un gelato che mi ha leccato, issa a me. Magre, 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 su. La canzone si titola Cucciolone. Facciamo una nata. Ancora un po' di carica, vai, giusto un'antecchia. Ok, basta, potrebbe esplodere. Vai. Vabbù. Vai. Se, ora il pubblico dice segrete, segrete. Tutti quanti. Segrete, segrete. Ok, ferma. Grande. Allora io dico stegate, stegate, il pubblico stegate, stegate. Proviamo. Vai, grazie. Stegate, stegate. Stegate, stegate. La pubblica, ancora. Stegate, 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 stegate. Mi sono appena comprato un paio di scarpe, però mi prudono. Mi sono appena comprato una maglietta, eppure mi prude. Mi sono appena comprato una mutanda, eppure mi prude. Su! La canzone si titola Nuovo di Zecca. Però mi guarda, quando vai c'è ancora un po' di carica da sopra gli spalti, vai! Carica! Oh. Fatto. Ultima carica fortissima, segrete, bassa. Vai che pezzo. Stegete, stegete. Stegete, stegete. Stegete, 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 stegete. Uè, niente di meno, ti sei mangiato l'ultima oliva. Uè, fra, niente di meno che tu ti sei mangiato l'ultima oliva. Che tu ti sei mangiato tu l'ultima oliva. La canzone si titola Perché ha oliva. Un applauso anche a parte da parte di chi non sta applaudendo. Sta bene, facciamo ancora il pezzo collettivo. Allora, ci siamo persi con le mani, uè, 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 e gas. Sta bene, a questo punto io amo finito che canzone, io vi ci tenevo, intanto volevo fare anche io un applauso a Carmen Pierri.
Veramente, complimenti. E poi volevo fare un altro grande applauso a Montecristo Produzioni, ma soprattutto un applauso all'associazione, a voi. L'applauso più forte, fatevelo voi. The Proud of Pink. The Power. Sorry for my English. The Power of Pink. Dici tu, ah, come stai scritto? Non riesco a leggere. Coppa. Signore, si può mi gira? La telecamera mi piglia per trete. Fa niente. Poi ce lo leggiamo, tanto non è, insomma, già è stato detto tutto quello che si doveva dire. Quello che voglio dire io è che, insomma, sono stato orgoglioso ed onorato di essere qui. Quanti di voi mi hanno visto a Colorado, a me, in passato? Quanti a Made in Sud? Sono felice di questa cosa, vi spiego un attimo perché. Che al nord c'hanno un brutto vizio. Dicono sempre terrone, come intercalare. Terrone qua, terrone là, qualunque cosa. Insomma, capitavano cose tipo, belli pezzi stasera, terrone. Grazie, chi ti è morto? Ti offro un caffè, né? Chi ti è morto? Chi ti è morto? Chi ti è, che è sta roba? Che è intercalare. Questo per dire che cosa? Che io sono orgoglioso di essere del sud, come sono orgoglioso che a sud ci stanno queste situazioni. E se lo volete fare, fate. Andiamo a chiudere, siamo tutti quanti, Medin, 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 sta bene. Butto un po' di stegete così per... se c'è. Vai, se ne vanno tutti, signori, il sorriso non dà mai fastidio. Stegete, stegete. Grazie Gino, grazie. Joe, volevi dire qualcosa? Io volevo dirti una cosa. Innanzitutto, quando parte il nuovo Made in Sud? Allora, abbiamo 3 puntate speciali a settembre. Speciali in un cestongo, quindi non so se buono che accade, però guardatele perché sono speciali. E poi Made in Sud ritorna a marzo. Continuate a seguirci perché la nostra forza siete voi. Se il mio intervento vi è piaciuto, ditelo a tutti quanti. Se non vi è piaciuto, facetevi fatto questa. Signori, grande Gino, grazie, grazie Gino, assai, grazie a voi. E ti aspettiamo magari se ci sei anche per la camminata, se sarai libero. Ma sì, sì, mi metto un po' in forma e vengo. Va bene. Quando sarà la camminata? Il 15 settembre da Mercogliano ad Avellino. Sarebbe veramente molto bello. Va bene, vediamo se è libero Gino. Grazie di cuore, grazie assai. Grazie Gino, grazie Made in Sud. Grazie sempre di essere stato qui, ciao. E grazie sempre anche alla Montecristo Produzioni che è a Mamma Rai questa sera. Allora, attenzione, volevo un attimo far salire tutte le protagoniste dei progetti in rosa. Ma Sabina, mi devi portare qualcosa, giusto? Quindi tutte le protagoniste dei progetti in rosa. Intanto, mentre salgono, io faccio una comunicazione importante. Vincenzo, mi puoi mantenere un attimo la scaletta? Un attimo solo. Allora, sui social c'è una comunicazione importante. Aiutiamo Lucio in una corsa contro il tempo. Vorrei un attimo l'attenzione prima del gran finale di tutti quanti voi. Lucio ha bisogno di un intervento che gli salvi la vita una seconda volta. Leggo velocemente questo perché è importante. A giorni di vita contate, quindi anche l'universo rosa, tutte le persone possono unirsi in questa raccolta. Dopo un lungo periodo di costose indagini mediche, pochi mesi fa ha affrontato un primo intervento chirurgico per l'asportazione di un grande meningioma petroclivale, destro di secondo grado, in Germania. Questo primo intervento ha avuto un costo elevato che la famiglia ha dovuto affrontare contraendo un mutuo, ma che ha contribuito a salvargli la vita per la prima volta, nonostante i medici gli avessero dato soltanto 15 giorni di vita. Lucio e la sua famiglia, che vivono ad Avellino, sono stati in Germania per 2 mesi a loro spese. Al ritorno il buio sembra giunto di nuovo al termine, ma i continui malori di Lucio, gli esiti delle diverse visite, hanno riscontrato la formazione di un nuovo meningioma, più grande e più difficile da asportare. In Italia non ha possibilità di essere sottoposto all'intervento, quindi per la rimozione di questa massa l'unica soluzione è ritornare in Germania e affrontare un nuovo intervento. Il problema più grande ora è che il costo di questa operazione è di circa 60.000 euro,
che la famiglia non possiede. Lucio ha solo i 27 anni e merita di vivere appieno la sua vita. Quindi con un applauso aiutiamo Lucio. Per la tua donazione, ci ha detto l'organizzazione, potete direttamente andare dai ragazzi dello stand e se oggi, in un altro momento, volete aiutare in questa corsa contro il tempo per la vita un nostro ragazzo di Avellino, ma un nostro Italia, un ragazzo del nostro mondo, un ragazzo che combatte, potete andare lì dietro e portare questo piccolo vostro omaggio. Grazie. Grazie, questo lo puoi dare anche alla ragazza lì dietro. Grazie Vincenzo. E vorrei far salire i presidenti delle associazioni per parlare dei progetti. Amdos e Amos, tutti sul palco. Facciamo un grande applauso. Angelo, possiamo anche toglierlo questo. I progetti, prima tutti i progetti sul palco. Sono solo voi, ci siete? Dove sono tutte le presidenti delle associazioni? Presidenti delle associazioni? Tutte? Ok. Facciamo un applauso. Ah, siete arrivate prima, team madrine di Sanremo, bel vestito, bellissimo vestito, facciamo un applauso a tutte queste meravigliose donne. Chi è che è rimasto? Vabbè, giustamente quelle che sono rimaste, eccole qua. E volevo far salire qui con me anche il dottor Colantuoni dell'azienda ospedaliera Moscati di Avellino e anche il dottor Pastore qui con me. Ci sono? Eccoli qua. Dottore Colantuoni, venga un attimo, venga un attimo qui vicino a me. Allora, voglio presentare un attimo i progetti, velocemente so che anche lei deve andare via, quindi le do prima a lei la parola, quindi tranquillamente. Allora, cominciamo prima con il progetto Libriamos. Lei questa sera ci ha detto il dottor Carlo Iannace, sempre presente ovviamente con il suo ruolo medico, perché nel reparto oncologico dell'azienda ospedaliera Moscati lei è il punto di riferimento. Quindi quale emozione sente questa sera come medico, come colui che accompagna queste donne nel loro percorso, nella loro vittoria e nella loro conquista? Buonasera a tutti. Come oncologia di Avellino credo che siamo ormai con questi progetti in stato un po' avanzato, perché è da anni che abbiamo cercato di creare un po' quella che è l'umanizzazione dell'oncologia attraverso progetti che cercano di alleviare un po' quelli che sono i percorsi terapeutici di tutte le pazienti. Se noi andiamo un po' a ritroso, abbiamo già 9 edizioni di Teatro Entra in Oncologia e poi La Cucina Entra in Oncologia, dove le pazienti sono le principali attori di tutti questi, progetti. Ultimamente abbiamo anche altri progetti in corso, quale uno di questi è Combattiamo la malattia, che sono delle lezioni di scherma che vengono date presso una struttura delle scuole di Avellino, quindi dedicato proprio alle pazienti che vogliono imparare un po' questa disciplina, e questo anche in associazione con l'AMDOS. Poi oltre questo abbiamo l'ultimo, e che è quello che tu hai nominato, Libriamos, che grazie alla donazione di una ragazza che purtroppo ha avuto questa malattia, ci ha donato la cosiddetta biblioteca, in cui questa biblioteca ci sono dei libri, che con questi libri diciamo ha la possibilità di avere l'attesa alla lunga esperienza della chemioterapia. Quindi le donne possono, i pazienti possono scegliere il libro e quindi dedicarsi anche alla struttura, alla lettura, e quindi alleviare un po' quella che è l'attesa alla chemioterapia. Oltre a questo, quindi, noi cerchiamo di essere vicino, di creare almeno un'empatia con le pazienti, e quindi io, per concludere, ringrazio veramente, sono un po' commosso ogni volta che mi trovo in queste situazioni, perché con loro soprattutto abbiamo un lungo percorso che inizia dall'inizio, che le seguiamo sempre nel tempo, quindi che vanno al di là
di quello che è il rapporto medico, medico-famiglia, medico-paziente. Grazie a tutti e grazie a Carlo per queste bellissime iniziative e soprattutto è anche un messaggio per quella che è la prevenzione. Diciamo, attraverso la prevenzione riusciamo a vincere questa malattia, perché ci permette di avere sempre delle forme neoplastiche abbastanza piccole che grazie a questo la donna può sicuramente vincere la battaglia. Grazie. Grazie dottor Colantuoni. Io colgo l'occasione molto importante, prima di presentare velocemente i progetti avremo dei tempi molto televisivi, io lo dico perché giustamente lo spettacolo dura, ci sono anche dei cambiamenti a volte in scaletta perché non dipendono dal spettacolo stesso ma anche dai ritorni, perché c'è anche chi è venuto da lontano, quindi facciamo un applauso a chi è venuto anche da molto lontano questa sera. Questa sera noi ci prepariamo per il momento topico finale, prima di parlare di progetti io lo anticipo già perché sarà il momento più suggestivo. Questa serata, se noi questa sera siamo qui, è grazie a chi ci guarda dal cielo, abbiamo detto in questo modo prima, e questo nuovo Cinema Paradiso è un film che continua sempre, perché sicuramente la vita è un mistero che nessuno di noi può conoscere, ma sicuramente è una verità in cui credere, e la verità è sicuramente di chi sta osservando questo spettacolo questa sera. Facciamo un applauso a Franca De Leo. Grande. Dalla regia poi preparatevi perché dopo ci sarà un momento di sorpresa con tutte queste donne, con i progetti, la videoproiezione che abbiamo dopo, ma adesso volevo presentare un attimo velocemente tutti i progetti delle nostre associazioni. E comincio un attimo, siccome sono tanti, volevo cominciare un attimo col presidente Giuseppe, mettiamoci in ordine progressivo qui tutti quanti, abbiamo tutti quanti un po' i tempi televisivi, quindi in un due minuti cerchiamo di esprimere un po' il senso. Giuseppe Silvestri, Monumenti Rosa, l'iniziativa dei Monumenti Rosa. 20 secondi per invitare tutti i sindaci della provincia di Avellino ad aderire ai Monumenti in Rosa. Ogni comune sarà invitato ad accendere la luce rosa sul monumento che ritiene opportuno. Saranno contattati dall'Umpli e da tutte le Prologo della provincia di Avellino. Siete una grande forza, siete voi che date la forza a noi. Complimenti. Dottore Pastore, poi li riservo alla fine, così vengo vicino a me. Cinzia Gambale, Prologo di Atripalda, la Prologo di Atripalda sempre vicina a tutti gli appuntamenti in rosa. Ringraziamo anche Lello Abbate che questa sera non è qui. A te la parola. Grazie. Allora, noi come Prologo abbiamo quest'anno posto in essere un progetto con l'amministrazione comunale e con Europa Donna Italia. Abbiamo attuato uno sportello rosa presso il comune di Atripalda. Due giorni a settimana, per due ore, ci saranno a disposizione delle volontarie, dei medici, psicologi, e Europa Donna fornirà supporto con convegni e altre informazioni necessarie a dare sostegno e informazione per la prevenzione. Grazie, facciamo un applauso perché hanno proprio i tempi televisivi. Andiamo da Sandra D'Ambrosio, Amdos Grottaminarda, sempre presente, leader anche lei di tutte queste grandi leader presidenti rosa. Allora, buonasera a tutti e grazie per essere qui e per sostenerci. L'AMOS di Grottaminarda nasce soprattutto per sostenere le donne e le famiglie che hanno necessità e che hanno bisogno. Siamo sempre quindi dalla parte di chi ha bisogno e partecipiamo a tutti i progetti che le altre associazioni ci propongono. Siamo una delle prime associazioni che in effetti è uscito fuori dal territorio dell'Irpinia, girando per quasi tutti il napoletano, il beneventano, poi in effetti ci hanno accompagnato anche altre associazioni. E quindi vabbè, vi ringrazio e vi aspetto alla Camminata Rosa, anche perché noi siamo, diciamo che sono un po' la coordinatrice dei kit della Camminata Rosa. Grazie. Dei Kit Kat, mi raccomando, quest'anno fa anche Kit Kat Rosa. A parte gli scherzi, andiamo dottoressa Januari, anche lei uno spazio veloce per promuovere Amdos Avellino. Velocissimamente, dal 2014 abbiamo avviato un sostegno alle donne col progetto Parrucca.
e continuiamo, perché le donne che immediatamente hanno bisogno, vanno incontro all'alopecia dopo, durante la chemio, hanno bisogno, trovano da noi a disposizione queste parrucche. Oggi, grazie a questa iniziativa, è stata la Regione Campania è stata sensibilizzata grazie alla raccolta delle firme che noi abbiamo fatto in collaborazione con tutte le associazioni irpine, e c'è un fondo stabilito per contribuire appunto all'acquisto della parrucca per le donne che ne avessero bisogno. È importante, l'estetica torna importante. Adesso lascio la parola ai CS. Prego, buonasera. Buonasera. Allora, nulla, io presento il progetto del Mamanet in Irpinia. Il Mamanet in Irpinia è un progetto che nasce dall'idea di fondere le due associazioni, cioè l'AMODOS, il coordinamento AMODOS e AMOS Irpinia, con la ECS, quindi il Comitato Provinciale di Avellino. Allora, il Mamanet non è altro che uno sport che unisce, infatti si vede dall'immagine, unisce la pallavolo alla palla rilanciata, con delle regole molto semplici. Quindi è uno sport pensato da una mamma israeliana, diffusa anche in tutto il mondo dal 2005, ed è stato portato in Italia proprio dall'ECS, quindi Associazione Italiana Cultura e Sport. Al coordinamento AMODOS e AMOS Irpinia, quello che è piaciuto del Mamanet era innanzitutto perché è uno sport tutto al femminile, e poi perché attraverso lo sport, quindi si può diffondere la cultura della prevenzione, unendo uno stile di vita sano e attivo. Quindi diciamo, invitiamo tutte le donne che vogliono approcciarsi a questo sport, perché, ripeto, è molto molto semplice, quindi ideato per le mamme, da una mamma, e per le donne al di sopra dei 30 anni. Maria Rosaria vi presenta i prossimi appuntamenti che riguarderanno il Mamanet. Buonasera a tutti. Noi insieme all'AICS e insieme al coordinamento di AMOS e AMDOS Irpine stiamo organizzando dei gruppi. Questi gruppi abbiamo deciso di portarli anche giù da noi. Infatti il secondo incontro ci sarà il 31 di luglio a Forino, che vedranno le squadre di Contrada, Forino ed Avellino. Poi scenderemo verso Solofra e verso Montoro. Quindi il nostro intento è quello di veramente di formare delle grandi squadre, e se vedremo di arrivare addirittura anche ai mondiali del 2022. Grazie a tutti, buonasera. E allora qui ci vorrebbe Bruno Pizzolo, che vi dice mondiale. A parte gli scherzi, no, questo spazio un po'. Io volevo lasciare la parola a Luisa Forina, perché lì l'Italia, l'Europa, è tutto integrazione, apertura. Quindi apriti con AMODOS Forino per raccontare un po' questo che è il viaggio tuo con le culture. Anche te uno spazio veloce per promuovere quello che fa AMODOS Forino. Buonasera a tutti. Non solo l'AMDOS di Forino, ma tutte le altre AMDOS e AMOS. Abbiamo continuato la lavorazione della lana. Abbiamo assemblato la lana. Dalla lana delle sciarpe sono nate delle copertine. Delle copertine e dei cappellini che vanno alla Fondazione Rachelina Ambrosini, che opera nel Sud Sahara. Precisamente queste copertine andranno ai medici del QAM, dove c'è un ospedale che accoglie tutti i bambini nati prematuri. Quindi, in mancanza di incubatrice, i bambini prematuri appena nati viene posto un cappellino, le scarpine, avvolte in una coperta, può fungere da incubatrice. E noi come AMDOS continuiamo, ci crediamo e continuiamo, nonostante il caldo, che è quello che è, le donne continuano a lavorare alle copertine. Queste sono sciarpe. Grazie. Complimenti Luisa Rossi e Emilia Fioriello, AMDOS Ariano. Grazie anche perché ho coordinato tutte le ragazze della parte iniziale del Power Pink. Emilia, allora anche a te velocemente 2 minuti anche per fare una sintesi anche di qualche altro progetto, giusto?
Buonasera, io rappresento anche l'Amos di Solofra in questo momento e lei ci teneva tanto a dirvi che il progetto Balliamos per la Vita è di l'associazione Amos di Solofra. Questa stessa associazione, oltre al progetto Balliamos, a settembre farà partire il progetto Scherma, quindi curarsi con lo sport. E poi organizza anche progetti per UIC, per i non vedenti, e quindi gira praticamente quasi tutta la campagna. Quindi ci tenevo a raccontare pure questo progetto dell'Amos, anche se non è presente. Per quanto riguarda Ariano Irpino, che io rappresento, sono la presidente, noi siamo sempre presenti in oncologia, nell'ospedale, perennemente, quasi tutto l'anno. All'interno dell'ospedale, con il dottore Geppino Geno, organizziamo progetti per i malati oncologici. E quindi facciamo il Mimosa Day, regaliamo le mimose a tutte le donne in oncologia e anche i parenti che aspettano appunto le proprie mogli o le proprie sorelle. E poi ovviamente siamo sempre presenti anche nell'ospedale, nei vari reparti. E il progetto più grande che abbiamo realizzato, e poi chiudo, Joe, è stato il Taxi AMDOS. Il Taxi AMDOS è stato realizzato e donato a noi come AMDOS grazie alla solidarietà di tutti gli imprenditori di Ariano, i quali imprenditori con i loro sponsor messi su questo taxi hanno permesso all'azienda di donarlo a noi e noi lo abbiamo messo a servizio dei più deboli. Quindi chiunque volesse essere accompagnato a fare radioterapia, perché da noi ancora non c'è in ospedale questo servizio, noi lo offriamo a queste persone utilizzando il nostro tempo completamente, diciamo, in maniera disinteressata, quindi completamente gratis per chi ne ha bisogno. Grazie. Complimenti Emilia. Virginia per AMDOS Mercogliano, che poi è anche la mia cittadina, ma sono tutte le città, tutta l'Irpinia, tutta l'Italia, tutto un unico grande colore rosa, perché parte la Camminata Rosa il 15 settembre. Questa sera vorrei fare un applauso anche a Rossella Manna, che ha curato la mostra fotografica di fotografia. Saluto anche Carmelina Di Grezia, che è lì sotto, e tutto lo staff, Sabina Lancia, tutti AMDOS Mercogliano. E questa sera, insomma, ti lascio anche a te 2 minuti di spazio di parola per presentare quelli che sono stati anche i progetti I Colori della Vita. Buonasera a tutti, abbiamo iniziato I Colori della Vita con un invito da parte di un gruppo di pittori a Roccaraina presso il Palazzo Baronale, dove siamo stati invitati. Non so se avete anche notato sotto lo stand, ci sono stati appunto dei quadri in mostra e avevamo anche un rappresentante, Federico Natale. Abbiamo iniziato con questo titolo I Colori della Vita per poi riutilizzarlo in un nostro progetto grazie a Rossella Manna, un progetto che ha dato spunto a Carmela e noi dell'associazione l'abbiamo accettato con piacere. È una donna che ha fatto delle foto con la sua macchinetta fotografica e ha immortalato quello che erano i nostri sguardi. Se avete notato, basta poco, soffermarsi un attimo e osservare il volto di queste donne. Non è difficile notare che I Colori della Vita, che uso la stessa parola, ci permette di evidenziare il percorso della nostra vita. Sebbene ci fossero anche dei passaggi, come li chiamo io, un po' tristi, un po' paurosi, poi ci portano a quello che è l'esplosione della vita. Sui volti di queste donne si notava la gioia, anche se ci fosse il dolore all'interno nostro, perché abbiamo fatto un percorso di vita, ma la gioia, la voglia di vivere, dove questa esplosione di colori porta dentro di noi il ricordo vero delle nostre amiche guerriere che ricordiamo insieme. Franca ci guarda dall'assù e quindi permettetemelo di dirlo anche con una voce emozionata, dire grazie nostre amiche guerriere. Questo è il vero sale della vita, e quando le lacrime arrivano in una maniera così semplice, arrivano in cielo e sicuramente il cielo sorride. Come sorride anche Pina in questo momento, ha sorriso al suo primato, nel senso il primato di tutto, però è avvenuto nella tua cittadina, a Lioni, quella della sciarpa rosa più lunga del mondo, e lascio la parola a te anche per AMDOS Alta Irpinia. Pina Nacioppi. Grazie. Buonasera a tutti. Credo che la nostra attività si possa racchiudere in 3 parole:
prevenzione come atto iniziale che portiamo avanti ormai da anni, da 10 anni a questa parte. E poi solidarietà e empatia. Sono due parole distinte ma che si intersecano e quindi danno vita a tutti i progetti che noi realizziamo. Da anni portiamo avanti ormai il progetto Cuori in reparto, in Brest, che sono questi cuori realizzati in un forma particolare che vengono donati gratuitamente a tutte le donne operate. Questi cuori sono fatti esclusivamente gratuitamente, l'imbottitura, la stoffa, chi l'ha cucita, chi l'ha imbottita è fatto da tutti. Quindi non è un progetto solo e soltanto delle 20 persone che fanno parte dell'associazione, ma di chiunque voglia partecipare. Non è un nostro progetto. Dicevo, un altro progetto che è la realizzazione di questa combinazione tra solidarietà e empatia è stata ad esempio quello di riuscire a far illuminare 28 paesi nel mese di ottobre contemporaneamente tutte alla stessa ora. Tutti i paesi dell'Alta Irpinia si sono illuminati di rosa nello stesso momento, nello stesso giorno. Altro progetto che abbiamo adesso coinvolto e stiamo portando avanti sempre su iniziativa del dottore Reannace è la borsetta porta drenaggio, un progetto che è partito dal dottore Iannace che noi portiamo avanti. Qualsiasi altro progetto che il dottore vorrà realizzare, siamo qui per portarlo sempre avanti tutti insieme. Grazie. Grazie Pina Lacioppi, sempre vulcanica. Grazie anche per la comunicazione che ha curato, ha stretto braccio per questo evento. E dolce in fondo vado dal dottor Pastore. Venga qui, dottor Pastore. È stato, nel senso, lo dico così perché non lo so, l'ultimo inserimento in scaletta, perché è bello, però l'ultimo a parlare, rimanete tutti quanti qui, perché c'è una cosa molto curiosa e quindi molto interessante, quindi sono stato molto interessato in questo momento in cui è arrivata la comunicazione stamattina, fisiopatologia della riproduzione del Moscati di Avellino. Ce ne parli. Sì. Allora, prima di tutto vi mando i saluti da parte del nostro responsabile, il dottore De Stefano, è un centro che è nato nel 2009, e da circa dal 2009 abbiamo iniziato a fare la crioconservazione dei gameti maschili e femminili. Come vedete c'è un'immagine dietro di me dove parla di un convegno del 6-7 dicembre dove si conclude un progetto ministeriale. Solo 2 centri in tutta Italia hanno fatto questo progetto per la crioconservazione e si chiude questo progetto perché ormai è diventato pianta stabile con la collaborazione con Colantuono, con altre strutture. Abbiamo strutture sia oncologiche oltre che campane anche del sud Italia. La settimana scorsa siamo riusciti ad avere anche un attestato europeo che ci permette l'import-export dei gameti e quindi successivamente anche per quanto riguarda oncofertilità più avanzata, quindi anche con i centri esteri. E si aprirà invece un nuovo progetto nazionale per quanto riguarda il benessere della donna, riproduttivo della donna. Quindi è un programma in itinere che va sempre avanti. Ad oggi abbiamo numeri circa 1000 pazienti, sia 1000 maschi e circa 350 donne sono state trattate nel nostro centro. E cerchiamo di lavorare un po' dietro le quinte, perché con la collaborazione con gli oncologi nel circa in un mese di tempo noi riusciamo a crioconservare, a preservare quindi la fertilità in queste donne e quindi dare anche una possibilità futura per appunto avere dei figli. Vedete come in un orario di notte arriva una sicurezza importante che ci accompagna per il mattino e quindi è una cosa importantissima. Facciamo un applauso a tutta questa meravigliosa cornice che rimane qui sul palco con noi. Rimanete con noi, non andate via perché siamo per il gran finale. Io innanzitutto volevo qui sul palco, insieme a me, innanzitutto faccio una comunicazione sia alla regia sia anche alla la corale polifonica. La corale polifonica si può preparare per il gran finale con noi anche un po' per i tempi che abbiamo avuto, quindi magari si prepari per l'esecuzione finale sul palco, magari gospel e alleluia. E adesso volevo far salire qui sul palco con me, di nuovo, con una bella sigla, il nostro dottor Carlo Iannace e anche, soprattutto con noi, Nunzio De Leo. Quindi facciamo un grande applauso e se c'è anche la famiglia. Io sono ancora qua. Volevo con noi, se c'è ancora il sindaco, la dottoressa e anche le istituzioni, chi presente, vi aspettiamo sul palco con noi perché ci prepariamo per il gran finale. Prego,
Facciamo salire il dottore, eccolo qua, dottor Carlo Iannace. E Nunzio, c'è Nunzio? Cercasi Nunzio disperatamente, forse se mettiamo la sigla quello rientra, Nunzio. Ecco qua, aspettiamo anche Nunzio se ci fosse in giro. Va bene, aspettiamo il momento che arrivi Nunzio. Tutte le istituzioni, tutte le persone che sono state qui presenti, il sindaco Giuseppe Moriello, la direttrice dell'ASL Avellino, dottoressa Maria Morgante. Francesco, mi dai sempre la sigla nel momento in cui quando salgono sul palco, grazie. Eccoci qua, grazie. Ci prepariamo per il Grafina. Venite qui anche vicino a me, venite tranquillamente vicino a me, c'è spazio e. Allora, prima di questa sorpresa, io vorrei che si abbassassero un po' le luci. Nunzio, c'è? Ecco qua, Nunzio. Innanzitutto devo far fare un grande applauso a Nunzio De Leo, perché Nunzio De Leo ha organizzato esecutivamente tutto questo. Allora, prima di dargli un attimo la parola per questo gran finale, che poi faremo tutti quanti insieme, platea, in una maniera suggestiva, perché è importante, noi abbiamo una sorpresa. Abbassiamo le luci, perché in questo video c'è una videoproiezione per la nostra regista che ci sta seguendo dal cielo, da parte di tutte le amiche, è una sorpresa per Franca De Leo. Se tu fossi qui, adesso io saprei cosa fare. Se tu fossi qui, non mi nasconderei davanti agli occhi tuoi. Ti direi quello che non ti ho detto mai. Sceglierei i momenti giusti da ricordare. Se tu fossi qui, a volte basta una parola per stare bene a metà fra l'emozione e la paura di amarsi in questa eternità. Signori, a Franca De Leo, un grande applauso col sorriso perché ci guarda il paradiso. Nunzio, lo so, è un momento importante, è un momento di commozione. E ringrazio anche Imma che mi ha consegnato questa penna il primo giorno che l'ho vista, che è stato poi il primo video che è arrivato. Abbiamo capito in sintesi quello che doveva essere questo spettacolo. Il dottor Carlo Iannace in regia ce l'aveva comunicato. Nunzio era operativo al massimo e alla fine, come si dice, l'abbiamo detto dall'inizio, c'è una trama sempre che si muove dal cielo. Quindi se siamo questa sera qui è grazie a Franca De Leo. Quindi grazie. E adesso, che cosa c'è? Una targa per me questa? No, vieni un attimo vicino a me, vieni un attimo vicino a me. Che cos'è? Vorrei donare questa targa in onore di questa serata bellissima a Nunzio. Ecco qua. Allora, dottore, prego Nunzio.
questa targa, leggiamo un attimo noi se voglio leggere che c'è scritto sopra, The Pink, The Power of Pink, insieme si vince. Nunzio, noi questa sera insieme a te abbiamo vinto tutti quanti insieme. Dottore, venite anche voi vicino. Ed è bello perché è bello quando la famiglia è unita, quando c'è la commozione vuol dire che il cuore batte sempre e se continua a battere e se tu sei quindi regista di questo palcoscenico qui questa sera, grazie a tua sorella. Quindi grazie Nunzio, grazie. E grazie al dottor Carlo Iace. E che c'è? Un'agenda? Un'altra? Un altro pensiero per Nunzio. Nunzio, vieni un attimo qua, vieni qua. Col dottore non volevamo darti qualcosa di più... Aspetta, venite un attimo qua, perché questo lo dobbiamo riprendere, questo momento. Abbiamo pensato di regalarti un quaderno in cui tutte le persone, abbiamo cercato un pochino in giro, che hanno conosciuto Franca, di lasciare un pensiero, un ricordo, perché come dice Plutarco, per far capire le persone come sono, basta raccontare la vita che hanno vissuto. E quindi abbiamo pensato a questo, a Franca, per regalartelo. Grazie. Perché lei vive sempre con noi. Prego. Aspetta. Pina, c'è qualche altra cosa, giusto, no? Giovanotti, no? Che vogliamo? Facciamo? Vieni un attimo qua, vieni qua. Prima mi hanno comunicato un attimo che c'era una sorpresa particolare, giusto? La facciamo questa sorpresa. Allora, mettiamo questo bel leggio. E le cose sono bene perché capitano on the road al momento. E quindi, Pina... voleva fare un omaggio. Che cos'è questo? Sorpresa. Ok, sorpresa, va bene, benissimo. Quindi creiamo un'atmosfera dalla regia, una sorpresa particolare. Questa sera sembrano che le stelle non brillino. Ma guardando bene c'è sempre qualche stella che questa sera è venuta a illuminare la ricchezza di un cuore speciale. Quindi ascoltami e non concedere nessuna replica alla tua umanità. Guarda, siamo qui grazie a te e per te. Passano le camminate e quando passano la terra trema. Sembrano esplosioni inutili, ma qualcosa resta sempre, resta quella magia rosa. Non si sa come si creano queste combinazioni, queste costellazioni di energia. E così tra un ballo, un pianto e una risata, ciò che resta nei cuori è sempre una magia rosa. Guarda, stasera non sei solo. Guarda quanta gente c'è qui. E perché tutto questo? Perché tu non ci hai mai lasciate sole davanti al cielo. Eri sempre con noi, in ogni momento. Ti aspetti che pianga, ma non piangerò. Tratterrò le lacrime, perché noi ti potremmo anche riconoscere ad occhi chiusi. Potremmo stare lontane mille miglia, ma ti riconosceremo sempre, perché hai le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di noi. Possono sbocciare i fiori, anzi, i fiori sbocciano e si donano tutto quello che hanno in libertà e non chiedono ricompense. E sembra di vedere te quando fai le tue giornate di prevenzione, quando ci visiti. La gente mormora e mormora sempre e tu la fai tacere praticando la prevenzione. Possono pure giocare al tavolo con i dadi gli uomini, ma ciò che resta sempre, resterà sempre nei nostri cuori è una magia rosa. Quindi, dottore, dovevi essere seduto lì e io avrei dovuto dire: vieni, sali sul palco, donaci il tuo sorriso, perché noi ti riconosceremmo sempre, anche ad occhi chiusi. Perché? Perché hai le scarpe piene di passi,
la faccia piena dei nostri baci, gli occhi pieni di lacrime, ma soprattutto gli occhi pieni di noi e noi di te. Grazie, dottor Carlo Iannacci. Molto bella, complimenti. I fuori onda sono belli per questo, si viaggia tutti quanti sullo stesso mare. Io voglio chiedere un attimo scusa, cioè nel senso a nome di tutta l'organizzazione, a volte i tempi vanno fuori, però giustamente i contenuti bisogna rendere a tutti quanti protagonisti, quindi alzate tutti quanti le mani, con questa musica se la mettiamo un po' bella alta. Io prima di iniziare col gran finale vorrei far salire qui sul palco anche la Corale Polifonica, come siamo tantissimi, quindi se cerchiamo di lasciare un po' di spazio, quindi ringrazio le associazioni, volevo far rimanere, però rimanete con noi, sindaco, dottoressa Asla, Iannacci, quindi ringraziamo, grazie le associazioni, rimanete con noi, venite qui vicino a me, volevo far salire tutto il corale, la Corale Polifonica con noi qui, tutto l'universo rosa rimane qui sotto insieme a noi, perché che cosa dobbiamo fare, perché se lo dico, c'è bisogno che prendete tutti quanti un bel telefonino. Prendete tutti quanti un bel telefonino, preparatevelo. Allora, noi, la corale può salire intanto sul palco, si posiziona. Dottoressa Morgante, Carlo Iannacci, sindaco e le istituzioni che sono presenti. Noi adesso vogliamo ringraziarvi di questa ospitalità, ringraziarvi di questo spettacolo. La corale si prepara per fare il gran finale, perché un grande spettacolo ha bisogno di un gran finale. E noi giustamente chiediamo anche a voi di fare un saluto insieme a noi, ringraziandovi di questa atmosfera davvero particolare. Facciamo un applauso a tutta San Nicola Baronia. Una serata bellissima, veramente spettacolare, qualcosa che l'immaginavamo ma non l'immaginavamo a queste condizioni, a questi livelli. Siamo felici perché abbiamo assaporato veramente con mano la solidarietà, la bellezza dell'essere uniti per raggiungere un obiettivo, essere uniti vicino a chi soffre. Grazie. E grazie al sindaco Giuseppe Moriello. Io ringrazio di nuovo tutti. Prima ho dimenticato di ringraziare i ragazzi che erano sotto gli stand e che ci hanno deliziato con le loro bontà. Veramente grazie a tutti e spero di potervi ospitare ancora tante volte in questo mio piccolo paese. Però ha il cuore grande. Vedo qualcosa, c'è una targa, giusto? Vieni qua, Pina. Allora, vieni qua, vieni. Allora, che c'è scritto su questa targa? The Power of King, insieme si vince con le scarpe piene di passi, la faccia piena di baci, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di noi e noi pieni di te, le donne in rosa, tutte San Nicola, Baronia, 27 luglio 2019, The Power of Pink. E poi c'è un'altra targa, allora, The Power of Pink insieme si... Oh no, a Giuseppe Gioia Saveriano... Che il viaggio continui sempre insieme per ognuno di noi tra palco, stelle e realtà. San Nicola Baronia, grazie di cuore, grazie. Grazie di cuore. Allora, i gran finali come sono fatti? Grazie veramente perché le targhe non me le ha mai date nessuno. Dottor Carlo Iannacci, prima di passare la parola finale all'orchestra e alla Corale Polifonica di Grotta Minarda che ci regalerà il gran finale, quindi facciamo un applauso a tutta quanta l'orchestra diretta da Sabrina Caprarella e Pina Molinario, vorrei ringraziare lei dottor Carlo Iannacci e a lei lascio l'ultima parola di questa sintesi per questo gran finale. Allora, grazie a te e grazie all'amministrazione, alla dottoressa Morgante, perché è stata una scommessa. Dovevamo fare una semplice comunicato stampa, una cosa che rimaneva poco, di cui rimaneva veramente pochissimo. Invece penso che stasera un risultato abbiamo raggiunto e si è dimostrato che si può stare insieme, si può fare anche uno spettacolo, però si sta sempre col pensiero di fare cose importanti e pensare a qualcosa che da queste serate veramente può nascere qualcosa di positivo. E questo è il nostro motto di comportarci.
andiamo avanti. Ovviamente noi ci vediamo. Questa era l'anteprima della Camminata Rosa. Un applauso grande, grazie a tutte quante voi, il Potere Rosa, che lo spazio non c'è ovviamente, però perché voi siete sempre protagonista, quindi se accendete il vostro telefonino adesso, accendete tutti quanti, abbassiamo la luce se possiamo dalla regia, grazie. Intanto ringrazio tutta la regia di Mario Matarazzo Plus Group, canale 58, i prossimi giorni vedete con la regia di Francesco Lignite un docufilm, avere proprio lo spettacolo di questa serata, quindi grazie anche a Canale 58. Accendiamo tutti i telefonini, anche tutti coloro che sono presenti, noi per chiudere uno spettacolo come si deve. Se non accendete tutti, noi non iniziamo. Tutti quanti le torce dei telefonini, state senza telefonino. Signori, noi questo gran finale lo lasciamo con le note della Corale Polifonica diretta da Sabrina Caprarella e Pina Molinario. Rimanete con noi per questo gran finale e poi festeggiamo insieme. Signori, facciamo un applauso grande perché questo è un momento di sintesi finale, è il momento in cui con questa Corale Polifonica, il viaggio iniziato con il Love Theme, il nuovo cinema paradiso, per far capire che il paradiso è unito alla terra, un unico grande colore, e questa sera la Corale Polifonica chiuderà con tre pezzi che racchiudono questo gran finale. Life is beautiful, perché la vita è bella, e quindi grazie anche a loro che danno voce e suono a questo gran finale. Grazie a Sabrina Caparella e tutta la Corale e a Pina Molinario, grazie.
Sabrina, posso dire una cosa? Il finale è quello là, Ale, è quello di Alleluia, e adesso? Allora vorrei fare una cosa, chiudiamo con Alleluia, e vorrei tutte quante le donne qui sotto, perché mi approfitti anche gli artisti che ancora sono con noi, che possono salire sul palco con vicino a noi, anche per ringraziarli. È rimasta con noi Roberta Tondelli, quindi facciamo un applauso, Roberta Tondelli. Grazie Gennaro Saveriano che hanno aperto Amdos Amos. Carmen è bella perché rimane ancora in mezzo a loro, in mezzo alle donne, perché sarà testimonia della camminata rosa, la sua semplicità e la sua maturità ancora con noi. Grazie. Con questo gran finale noi vi aspettiamo per il 15 settembre a Mercogliano. Grazie a tutte le associazioni Amdos e Amos, Maria Rosaria Grimaldi, Luisa Rossi, io non vi riesco a vedere tutte, Carmelina, Cinzia Cabana, tutte le associazioni, va bene, tutte quante voi, grazie di questo potere rosa che si unisce e insieme, grazie perché riuscite a stare tutti insieme al dottor Carlo Iannace e preparatevi per questa ultima grande regia che viene dal cielo. Signori, alleluia, e The Power of Pink si traduce in questa canzone. Grazie a tutti quanti voi, grazie all'arte. Thank you.
a Franca De Leo, alleluia, Sabrina Caprarella, tutto il, la corale polifonica di Grottaminala, chiesa Santa Maria Maggiore, giusto? E Pina Molinari al pianoforte. Grazie, vederla nel video è stato stupendo, è stato un grande spettacolo. Noi chiudiamo con il fuorionda, ci sono delle bottiglie per stappare tutti quanti voi, e Nunzio De Leo, per festeggiare questo evento importante, se dalla regia mi alzate anche i volumi, tanto siamo nel gran finale, noi regaliamo le belle bollicine. Che sia sempre un alleluia, alleluia, e così sia. Il grande potere rosa, the power of pink. Grazie, e ci vedremo poi su canale 58 per la replica. Grazie a tutta la regia, grazie, grazie Francesco Lignite, grazie San Nicola Baronia, e grazie a tutti quanti voi. Grazie, ovviamente lo spumante possiamo pure non metterlo in onda, ce lo vediamo noi come dopo spettacolo. Grazie, alleluia a tutti, the power of pink. Io sono ancora qua. Festeggiamo tutti, a stappare, venite qua che dobbiamo, col dottor Carlo Iannace, stappare e festeggiare, Nunzio, tutti sotto al palco, Nunzio, ovviamente fai volare lo champagne, eh? Ok?